Meraviglioso viaggio in Vietnam con questo volo di sola andata, perché comunque l'amore sai quando inizi ma speri che non finisca mai. E lui mi guarda e dice: tu sei matta, lascia a casa questo kit di pronto soccorso, non succede niente, io sono un viaggiatore esperto. Stacco, entrambi colti da quella che io chiamo la mossa del re. In pratica vomitavamo e avevamo la diarrea nello stesso momento, tutti e due in questo bagno meraviglioso, e ci alternavamo chi al bidet e chi al cesso in contemporanea, una col vomito dal naso, l'altro che spruzzava dal culo. E questa è stata la nostra vacanza d'amore. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Decore Podcast. Facciamo sentire a chi segue il podcast da casa che c'è un pubblico vivo e vegeto. L'applausometro ci dice che c'è molta attesa per questa serata. Solitamente l'applauso ci dice qual è il sentiment della serata. E evidentemente c'è molto entusiasmo, così come io e Danilo. Sì. Siamo veramente contenti di avere in mezzo a noi Cami Hawk. Fategli un applauso di benvenuto. Grazie. Grazie davvero per essere venuta. Grazie a voi. Senti, noi solitamente iniziamo con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite. Nel tuo caso non c'è un Wikipedia. Non c'è? Io non l'ho trovato. Forse allora avete sbagliato ospite, dovevate chiedere qualcuno che avesse almeno una definizione di Wikipedia. Io non saprei neanche darmela, onestamente. Ma tu ti eri mai andata a cercare su Wikipedia? Sincera no. Però abbiamo trovato un'altra. Pensa che Arianne, sì, Alessandro è andato in crisi per questa cosa, perché mi ha detto: ma non ha Wikipedia, non ce l'ho neanch'io, quindi. Però pensavamo che tu, cioè, fosse una tua decisione. No. Anzi, ma io penso che tipo la definizione di Wikipedia ce l'hai se un cristiano si mette lì e parla, esatto, di te. Esatto, forse nessuno è mai stato interessato a scrivere di me, e posso dire lo capisco, quindi non. In realtà abbiamo trovato un'altra fonte autorevole. Solitamente diciamo la fonte da cui prendiamo le notizie è donnaglamour.it, autorevolissima, che in questo caso però è stata, diciamo, scalzata da un'altra fonte autorevole che è Cassa Mutua Lazio. Cioè, io non so perché c'è una tua biografia su Cassa Mutua Lazio, tu lo sai perché? Non ne ho davvero idea. Soprattutto Cassa Mutua Lazio mi dà idea di pompe funebri. Invece si occupa di. Non lo so di che si occupa della Cassa Mutua. La prevenzione sul lavoro, cos'è? Non lo so, però dice che è nata a Monza il 21 giugno del 90 sotto il segno del cancro. Già sbaglia, parole. Cassa Mutua Lazio per me può fallire domani. Io sono dei gemelli, fiera di esserlo. Grazie. Guarda che Cassa qua, Mutua cioè, Lazio. Noi siamo qui proprio per mettere. Per correggere. Esatto. Solitamente Wikipedia sbagliata e noi lo facciamo correggere. Vorrei che mandaste delle mail a Cassa Mutua Lazio, che non si è limitata a questo, ma dice anche laureata in giurisprudenza. Approda Radio 2 come speaker, muove i primi passi sui social, Snapchat e poi trasloca su Instagram e Facebook. Corretto. Dice: ha una marcia in più rispetto alla sua principale competitor, che è Chiara Ferragni. Ti giuro. Ti giuro c'è scritto questo. Cassa Mutua Lazio è veramente confusa, secondo me. No, ma io mi immagino che ci sarà sta signora, senza nulla togliere, dei 70 anni, di Cassa Mutua Lazio, che si è messa lì e scriviamo. E sicuramente, diciamo, le sue doti interiori. Addirittura? Sì, cioè dice i suoi fan la descrivono così. Ve sentiamo. Intelligente, ironica, simpatica, ma la cosa migliore la tengo alla fine, che è bella dentro. Bella dentro? No, Cassa Mutua Lazio non ci ha preso. Sembra proprio una gag, ma in realtà non è. Non lo è. Poi anche sulla tua vita privata, cose. Comunque, diciamo, è una fonte forse autorevole al pari di donnaglamour.it. Secondo me è superiore. Ma però, diciamo, noi delle cose ce le vogliamo far raccontare da te, anche se l'avrei fatto spesso. Però c'è un format di Decore che inizia immaginando te bambina, proprio piccola. Tu muovevi i tuoi primi passi, non quelli, diciamo, lavorativi, ma quelli proprio fisici. No, i miei primi passi in realtà li muovo a Monza. Anche i secondi passi, anche i terzi, anche i quarti e anche gli ultimi della mia vita. Monza per te è una città Decore? No, cioè è una città di piedi, nel senso che ci ho mosso i passi, ma il mio cuore non è mai stato a Monza. Io ho veramente timore a dire questa cosa perché è registrata, però non sono una grande estimatrice della mia città.
Questo è brutto da dire, però è la verità. Devo però essere onesta. Ci sei rimasta? Ci sono rimasta perché secondo me è in un'ottima posizione. E a Monza c'è il Parco di Monza, che è il terzo parco recintato più grande d'Europa, se può interessarvi. A Roma c'è la Corona Ferrea, che è la corona con cui è stato incoronato Carlo Magno. È la corona della regina dei Longobardi. E tu dici, sti cazzi, però è l'unica cosa che abbiamo. Ed è famosa perché all'interno di questa corona dicesi esserci un chiodo della croce con cui è stato crocifisso Gesù. Monzesi sono persone così leggere. E quindi questo è tutto ciò che io ho da dire su Monza. Ci descrivi un flash, una cartolina di te bambina a Monza? Ce l'hai un ricordo così? Uno che ti viene in mente? Una cosa... Forse io che piango. Sì, allora, guarda, ti posso dire, se devo avere un ricordo di me di Monza, che peraltro si discosta molto da quella che poi è stata la mia crescita, però sono io seduta sulle scale dell'oratorio. Perché Monza, come tutte le città di provincia, è una città in cui la chiesa ha avuto un ruolo importante, diciamo così. E, però per me l'oratorio è stato importante, perché comunque avevo tantissimi amici all'oratorio. Per noi l'oratorio era il punto di incontro. Poi io purtroppo ho litigato con i preti, c'è da dire questo. Abbiamo scazzato e quindi ho dovuto abbandonare gli oratori. Però ci ho passato tanti anni felici, devo essere onesta. E dicevi che il tuo cuore non è a Monza, ma dov'è? C'è un posto nel mondo che tu lo percepisci più decore della città in cui sei nata e cresciuta, o in cui ti vedi magari in futuro? Ma dici? Forse allora Perugia, perché è la città del mio partner, e allora l'ho sempre vissuta con più amore della mia città. Ma posso dirti una cosa che forse avrai già sentito da qualcun altro? Io mi sento una cittadina del mondo. Non so se è una frase che hai mai sentito. No, però farei un applauso. È bella un bel po'. Però io, scusate, voglio tornare un attimo indietro, perché voglio far finta di non averlo sentito, ma non riesco. In che senso hai litigato con i preti? Cioè, proprio a livello fisico? Ma io credo di avere dentro di me litigato con la Chiesa in general. Però, allora, io non voglio aprire il dissing con la Chiesa, perché è impegnativo. Anche perché ci faremo subito un reel. No, infatti. Però diciamo che le mie esperienze personali con le figure sacerdotali non sono state delle migliori, e non entreremo nei dettagli. Però diciamo, cioè posso entrarti in un dettaglio che è molto tranquillo. Però mi ricordo questi campeggi che noi facevamo con l'oratorio, in cui si dichiarava una grande massima accoglienza per tutti i partecipanti, i ragazzini. Ma la verità è che se non avevi i soldi per pagarti quel campeggio, un grande calcio nel culo. Allora io mi chiedo, tutta questa massima accoglienza dov'è? Cioè, facciamo che ognuno paga per le proprie possibilità economiche, in modo da non mortificare i bambini che non potevano venire, che invece rimanevano a casa perché non se lo potevano permettere? Non lo so, questa grossa accoglienza della Chiesa io non l'ho notata, ecco. No, noi condividiamo, però teniamo una porta aperta per Papa Francesco, perché lo vorremmo ospite. Lui, certo. Quello non te lo neghiamo. No, ma il lui fra è un grande. Il resto. Parla solo da Fazio, però non si sa mai. Non si sa io mai. Io lo vedo qua. Sì, ce lo vedo bene pure io col gin tonic. Senti, se la domanda dei primi passi sicuramente è una domanda che fanno tutti, noi abbiamo una domanda che sicuramente non fa nessuno, e sfido a trovare un'altra intervista che fa questa domanda, quindi in caso scriveteci. Ma tu te li ricordi i vestiti, i costumi di carnevale che ti mettevano da bambina? Ce li ho ben chiari. Allora, noi siamo convinti che in qualche modo, soprattutto in via traumatica, questi ci hanno influenzato da morire nella crescita. Te ne ricordi uno che ti ha colpito particolarmente e che magari in delle notti particolarmente complicate ti ritornano in mente? Ma più di uno, perché ti dico questo: io ho due fratelli maschi, di cui uno più grande, e come in tutte le famiglie con più figli, i secondogeniti o gli ultimogeniti ereditano tutto dai fratelli maggiori, che sono i veri principi della famiglia, diciamoci la verità. Senza dubbio. Quindi io, per tutti i carnevali, quasi tutti della mia vita, mi sono travestita dal costume dell'anno precedente di mio fratello. Quindi ho fatto grandi carnevali da Capitan Uncino,
con grande stupore delle mie amiche principesse, chiaramente, nel vedermi, certo, con un braccio uncinato. E un anno mi sono anche vestita da fiamma, non so perché mia madre gli sia venuta questa idea, ma ero semplicemente rossa con una fiamma in testa. Io, e infatti, vado allo psicologo, grazie mamma, per questo carnevale. Cioè, questo è. Fiamma è veramente particolare. Io ho comunque anche una foto, l'ho messa su Instagram se volete vederla, perché è giusto anche portare, no, qua siamo scienza e testata giornalistica, è tutto provato, non è niente inventato. Senti, ma poi ti è rimasta un po' la cosa del mascheramento, nel senso, anche da grande ti invitano a una festa in maschera, ti mascheri, ti piace, oppure hai preso le distanze da questa cosa? Allora, non sono una... Allora, diciamo che tra tutte le festività il carnevale è quella che odio di più, in generale. Mi casca poi anche in un periodo dell'anno che mi sta un po' sui coglioni, quindi non sono una grande fan. Però, diciamo, ho riscattato l'amore per il costume con i LARP, con i giochi di ruolo dal vivo, dove comunque è richiesto un costume di scena. Però quello è stato un riscatto della maturità, perché è stata una volontà di travestirmi. Cioè, io pago per travestirmi, ok? Quindi la sento come una scelta mia, non come una scelta imposta, e allora mi diverte. C'hai un ruolo in questi giochi che interpreti in maniera magari continuativa, nel senso, tu sei in particolare un personaggio, oppure cambiano ogni volta? No, cambiano ogni volta, però ci sono, diciamo, dei LARP che sono delle trilogie, magari, quindi tu giochi l'atto primo a settembre 2024, poi l'atto secondo a settembre 2025-2026, quindi ci sono dei costumi che tu ti porti dietro, perché il tuo personaggio è vero che cresce, ma mantiene delle divise che tu ti porti nel... ma anche perché comunque hanno un costo anche importante, quindi insomma spendere tutti questi soldi per una botta sola, no, quindi lo ammortizzi in una triade. Inseriamo anche subito una nuova sezione, tu sei un po' un banco di prova. Eccomi qua. Perché siamo alla puntata numero 38-39, ma come tutti sentiamo a un certo punto la necessità di evolverci e di crescere, e abbiamo chiesto sui social, su Instagram, di farti delle domande. Allora, la prima è: ti piace la torta di Pasqua? Non mi chiede. Io penso che sia un inside joke o qualcosa di tuo, perché io... No, è una pietanza tipica umbra che... Però la torta... Non amo. Che non amo. È la torta di Pasqua. La descrivi brevemente, perché ogni regione la fa in maniera diversa. Allora, la torta di Pasqua, anche detta torta al formaggio, è una specie visivamente di panettone con una chilata d'uova, che a me fanno schifo, quindi proprio figurati, e una carca di formaggio. Quindi è una... Poi solitamente il formaggio è molto molto presente. È proprio nell'impasto, sì. Con a volte dei pezzi di, ovviamente, affettati, si accompagna al capocollo e a tutte queste cose. Io non mangio affettati, odio le uova, quindi immaginati la torta al formaggio, per me è l'anticristo. Ma qui si creerà una shitstorm umbra. Lo so, cioè... mi dispiace, ma l'Umbria ha tantissime cose buonissime, come altro, ma non come la... gli affettati. Come gli affettati. Vabbè, però hai detto che andresti a Perugia, quindi un po' ma hai io recuperato. Amo l'Umbria per tante cose, ma non per la torta al formaggio. Poi ti chiedono: qual è il tuo viaggio decore? Ah, questo ce l'ho ben chiaro, ed è Edimburgo. Edimburgo sento che è la mia città. Ci sei stata, ci torni, sì, in maniera ricorrente? No, in realtà ci sono stata solo una volta, in quella che credo sia stata la vacanza più bella della mia vita. Perché io non credo tanto alle vite precedenti, ma se mezzo poco poco fossero vere, io sono sicura che prima vivevo in Scozia. Cioè, io quando sono arrivata ad Edimburgo ho sentito delle vibes, non posso dire allora, il contrario. Io adoro la Scozia, ci sono stato in vacanza tipo un mese. Però ricordiamo, tornando alla torta al formaggio che tu hai criticato, io so già dove vuoi arrivare. A Edimburgo si mangia l'haggis. Allora, intanto c'è il toffee pudding, che è il loro dolce, che è una sciccheria, ok? Poi c'è questo haggis, che posso dire, per quanto essere pecora, è buono. Ma se lo tagli sembra che esplosa una fogna, cioè, no, questo non è vero. È terribile, non è vero. Ma sì, forse la Scozia non è conosciuta per le prelibatezze. E poi lo diciamo insieme: qual è il dolce più mangiato a Edimburgo? È il Mars fritto. Cioè, loro ce l'hanno proprio... Io non te lo consiglio. Io non so dove sei. Ce l'hanno proprio sulle guide. Dove sei andato? Te lo giuro. Io non andate ho mai a trovato il Mars. Io la Scozia l'ho girata tutta. Non no, credo che... mai trovato il Mars fritto. Mai. A Edimburgo mangiano il Mars fritto. Va bene. Forse l'hanno... Questo è l'imbarazzo che crea ogni tanto Danilo, però... Tra l'altro c'è questo gioco che lui fa... no, perché mi critica la torta a formaggio. Poi dice... No, non
non volevo creare un dissing interno. No, però bisogna dire che, diciamo, per aiutarlo Danilo, noi quando lui preme il tasto, diciamo, scatta l'applauso. Questo serve. Allora vuoi che fai la che prova io pulsante? Perché serve per caricarlo. Poi noi tagliamo questa cosa dal podcast e sembra che veramente è naturale. Questa cosa è che la gente è fomentata per quello che dirà. Sappiamo qui che è tutto finto, un po' come tutta la vita di tutti. È tutto mia finto, soprattutto. Vabbè, finisci le domande. Se no, però. Poi, meglio le tagliatelle al tartufo umbro o i bucatini alla matriciana? Qua l'Umbria è proprio... No, ragazzi, voi mi state veramente facendo divorziare dalla mia regione. Perché... Questo Stefania lo chiede. E stasera siamo stati a cena insieme e hai mangiato una matriciana di questi due piatti. Lo so, ma Stefi, il problema qual è? Che proprio la matriciana è uno dei miei piatti preferiti, quindi, e per giunta io non sono una grande fan del tartufo e quindi mi trovo costretta a dire che preferisco la matriciana. Vabbè, comunque però, se... stai andando contro tante lobby. Io non credo di poter più mettere piede a Perugia. Vabbè, ma il guanciale è umbro, ragazzi, cioè, mo qui Amatrice, la matriciana viene da Amatrice, cioè non viene, questo lo diciamo, perché ho ricevuto una querela. Mi ha querelato la prologo di Amatrice, perché una volta in radio ho detto che la matriciana era originale di Roma. Veramente. E posso dire, aveva ragione. E viva Amatrice, no? Lo dico, ogni volta lo dico. Senti, poi dicono, se potessi scegliere in quale epoca / anno vorresti rinascere? Questo lo chiede Flavia. Allora, Flavia, questa è una domanda che richiede una risposta verticale, perché io potrei essere Miss Italia e dirti la Seconda Guerra Mondiale, ma non lo farò, ok? Io, diciamo, decore ti direi, mi piacerebbe molto rinascere nel 1600, nel 1700, indossare questi abiti stupendi, però poi ci penso e mi dico, ma davvero io voglio cacare in quelle sedie di legno? Davvero voglio avere quelle scomodità, quei bustini? Davvero voglio passare le mie giornate a ricamare sotto le finestre dei castelli? La risposta forse è no. Forse no. Quindi forse preferisco stare dove sto. Ricordiamo che quella era un'epoca dove, se diciamo, ti facevi un taglietto, eri morto, banalmente morto. Unghie in carne, morto. Quindi ci ha lasciato. Questo era il 1500. Senti, ultima domanda dal pubblico, sì, da casa: nuove date a Roma di saggio di fine anno? Questa no, purtroppo devo. No, ma ecco, grazie per la domanda. Chi ce la fa? Isabella. Allora, qual è il punto? Che io veramente non ho potere sul booking. Questa è una cosa che voglio specificare, perché quando sono uscite le date, ovviamente c'è stata molta richiesta al sud e la Sicilia e la Sardegna. Ma raga, ma vi pare che se io avessi anche solo un briciolo di autorità, la prima data che avrei fatto sarebbe stata Palermo, ma me ne sarei andata a Cagliari a prendere il sole, e invece Trieste, ok, Padova, non dipende da me, dipende da tanti fattori, dipende un po' dai costi, un po' dagli spostamenti, siamo comunque in 20 persone che si muovono, dipende dai teatri, dalla disponibilità dei teatri, ma soprattutto non dipende da me, che è quello il focus. Senti, poi parleremo dopo, a parte che questa domanda ci dà la possibilità di dire che è una cosa bella che stai facendo questo spettacolo che Danilo ha appena visto e che è stato entusiasta dell'esperienza, che immagino anche molti che sono qui hanno visto, ma ci arriveremo dopo. E invece, anticipando sempre una sezione che solitamente viene dopo, ti chiedo, tu sei una che lavora con i social, con internet da tanti anni, e quindi ti capita e ti è capitato negli anni magari di influenzare o comunque coinvolgere le persone che ti seguono con un qualcosa che a te piaceva, magari il dire, che ne so, credo che questo outfit sia particolarmente carino, oppure che truccarsi in questo modo. Tu hai spaziato in varie cose, non ti sei concentrata su una, no? Però ti sei mai resa conto, forse a volte hai lanciato qualcosa che poi dopo un po' ti ha fatto schifo? Cioè, sempre dice, ho lanciato una moda terribile, allora, e me ne sento la responsabilità. Una cosa che dice, no, ho sbagliato. Allora, intanto, se hai fatto una cosa in quel momento che ti faceva felice, non hai mai sbagliato. Mai. Partiamo sempre prendendola larga. Poi, detto questo, sì, io per esempio memoria di un primissimo periodo dove, ma questo mi succede spesso nella vita, che io mi ossessiono per
sentire alcune cose che dopo un tot ovviamente detesto, perché se tu ti approcci alle cose in maniera così ossessivo patologica è chiaro che poi ti si stancano. Allora io in quel periodo ero matta, si possono dire i brand? Certo. Ok, ero matta per le chips al cocco di Tiger e l'ho detto, non l'avessi mai fatto, quelle chips al cocco sono state introvabili e un po' io ho smattato perché ovviamente io volevo solo queste chips al cocco di Tiger, che tra parentesi adesso io non posso più vedere, le odio, così come odio, e qua lo dico, le creme al pistacchio, che per anni sono state la mia passione e le ho facevo gli yogurt al pistacchio, le cose al pistacchio, tutto al pistacchio, e quindi alla fine ho provato così tanto pistacchio nella mia vita che forse vorrei che tutto il pistacchio del mondo sparisse improvvisamente. Quindi sì, mi annoio spesso delle cose, però ecco, non ho sensi di colpa di aver lanciato qualcosa che era in cui non ti riconosci in più, in cui non mi riconosco, in cui non riesco più, sì, però niente di gravoso, ecco. Ma che tu sai, le producono ancora le chips al cocco da Tiger? Non lo so. No, non guardate me perché credo di sì, credo di sì. Credo di sì. Senti, in realtà ti abbiamo detto che le domande da casa erano finite, in realtà ce n'è un'altra che però ci è arrivata tramite nota vocale. Ciao Camilla, sono Guglielmo, ti scrivo da Roma, sono un tuo coglione, grandissimo fan. Lo sapevo. Senti, io so che tu hai 34 anni e posso dire finalmente una ragazza che li dimostra tutti senza doverli nascondere. Grazie, grazie per questo. Senti, volevo farti una domanda seria. Tra le varie lezioni che hai imparato dalla vita, ce n'è una che avresti voluto scoprire prima? C'è una cosa che tu hai imparato magari più avanti in generale nell'età, o per te è troppo tardi, che avresti voluto dire alla te teenager, alla te bambina, alla te infanta? Fammi sì, sapere, Guglielmo, ce l'ho. E allora alla me più piccola, alla mia infanta, direi: stai attenta a quel ragazzo che dirà di essere un tuo amico. Era uno youtuber come un altro e improvvisamente lui si è venduto come grande amico. Stai attenta perché lui, come Giuda, ti tradirà. Ed eccoci qua. Quindi questo vorrei dire alla mia me. Lascia quando perdere. Meno te lo aspetti. Ecco, era spunta. Giuda che era, sì, perché io sulla cristianità faccio fatica. Era lui. Okay. Sì. Senti, per smarcare velocemente la parte biografica e monografica, che diciamo ci interessa anche relativamente, però... perché poi è molto corta, io ho 16 anni, quante cose si possono fare in 16 anni? Infatti, sei dovuta venire accompagnata. Ce lo racconti come ce l'ha raccontato Guglielmo il momento in cui hai capito, cioè tu hai caricato una cosa che a un certo punto ha iniziato a funzionare, cioè il momento in cui ha fatto click e dici: mi sa tanto che allora, questa cosa funziona. In realtà diciamo io non ho avuto dei picchi, diciamo il mio sviluppo professionale è stato molto organico, molto graduale, quindi dei piccoli passi giorno dopo giorno. E come insegnano gli esperti è il miglior modo di crescere. Non lo so perché io non sono un'esperta, ma se lo dicono loro io mi fido. Ci fidiamo. Però diciamo ricordo qual è il primo video che ebbe più visualizzazioni rispetto alla media, cioè in rapporto seguaci prodotto. Vorrei raccontarti la storia di questo video dove io sensibilizzavo il mondo sull'importanza della figura della donna nella società moderna. Invece... ma in realtà semplicemente dicevo che stavo andando all'Esselunga perché c'erano le promozioni con i punti fragola, cioè proprio questo era il livello. E quello fu diciamo il primo video che mi divertì molto girare, che ebbe diciamo abbastanza seguito, e da lì ne seguirono altri, però ecco non è che passai da 0 a 100, fu sempre un giorno 3, il giorno dopo 4, poi e 5. Io mi immagino quel video, se l'ha visto uno di Roma, ha detto: che cazzo sono i punti fragola? Cioè, capito? Perché, però perché vedi, sono stati così local. Tanti anni che poi l'Esselunga è arrivata, certo, quindi molto tardi, perché molto sono tardi. Pochi anni che sì. C'è l'Esselunga, sì. E quindi tu identifichi in questo video diciamo l'inizio di tutto, sì. Quindi allora, quando vai a fare la spesa all'Esselunga diciamo c'è una lacrimuccia che scende, ti senti un po' più coinvolta. Bello sempre, perché comunque l'Esselunga per me ha sempre un posto speciale nel cuore, però forse ti posso dire diciamo la serie editoriale che ha fatto fare il vero scatto è stata quella dell'Oroscopo. Quella è stata un po' quella che davvero è stato un progetto editoriale pensato, scritto e fatto, no a cazzo, filmando un video così. Però quello è finito, perché come tutte le cose belle della vita finiscono. Però, purtroppo. A proposito di questa cosa dei social, però perché si dice sempre, ad esempio, Camilla ha iniziato a fare, diciamo, a entrare nel mondo dello spettacolo grazie alla visibilità che ha avuto sui social? Perché i social ancora oggi
amici non vengono visti come, tra virgolette, un punto di inizio e d'arrivo, cioè vengono sempre visti come un tramite. Secondo te perché? Non lo so, questa è una bella domanda che anch'io mi faccio da tanti anni, perché insomma, girando un po' i vari ambienti, ho sempre la percezione che il web è un po' sempre un luogo di seconda categoria. Cioè, tu cosa fai? Ok, però basta che magari una volta hai fatto 5 minuti a Domenica Inn e già sei uno famoso. Cioè, io ho fatto 10 anni di web, però se tu non hai fatto quei 5 minuti di televisione non sei riconosciuto, non hai lo status di, no, di persona che può fare questo lavoro. E non ti so dire perché, non ti so però dire... Secondo te sta cosa succede solo a determinate persone, diciamo, a quelle più grandi, perché poi magari, ecco, un tuo video fa 40 milioni di visualizzazioni, l'ospitata a Domenica Inn fa 400.000 e dici cazzo è famosa perché è andata a Domenica Inn, invece certo. È il contrario, cioè. Lo so, questo è quello che io provo a spiegare da tanti anni, ma non c'è ascolto, cioè non ti giuro non ho idea di quale sia il motivo per cui ancora il web sia così bistrattato, però sono come due campionati, due cose che non si parlano, cioè la televisione parla la televisione, il web parla il web, punto. E mentre dalla televisione puoi andare tranquillamente al web, dal web non puoi accedere alla televisione se non in rari casi, e certo non per i tuoi meriti come content creator, ma per altri. Sono proprio due mondi che non so perché non dialogano. Questo vale anche col cinema e la radio, nel senso, mi sembra che c'è sempre una grossa difficoltà nel portare delle cose che nascono sul web in altri contesti. Sì, è molto complesso. Io infatti raramente ci ho provato, anche perché ti posso dire, se tu hai un progetto web che sta bene nel web, quando lo trasporti in un luogo che non è quello per cui l'hai pensato, è difficile che venga proprio come tu te lo immaginavi, anche perché la televisione da tanti punti di vista è molto affascinante, molto interessante, però ha tanti filtri che il web non ha. Cioè, quando tu fai un programma in televisione hai il filtro dell'autore del programma, del canale, della radio trasmittente dove sei, e quindi filtra questo non lo puoi dire, questo non si può fare, certo, questo è meglio, certo. Alla fine dal prodotto che tu avevi in mente viene fuori un'altra roba sul tuo canale, tu fai quello che vuoi e sei tu il capo del tuo canale. Sì, no, pure io vivo questa cosa con Danilo, diciamo che mette molti paletti diciamo, alla mia creatività. C'ho un'altra domanda stasera, voglio fare solo domande sei serie. Carichissimo, non so mi è preso così. E visto che tu hai fatto web, teatro, radio, televisione, murales, tutto hai fatto, Cassa Mutua Lazio, qual è il posto dove ti senti, la tua comfort zone, il posto in cui lo senti più tuo o che vorresti, diciamo, continuare a fare, dici voglio fare solo questo? No, allora, solo questo non potrei scegliere, perché avendo quella patologia di essere dei gemelli è difficile che io possa fare una stessa cosa per tutta la vita. Io ho proprio questa sindrome, non sono mai stata bravissima in niente, perché non mi sono mai concentrata su una cosa sola, perché soffro di grande noia. La noia è un grosso limite nella mia vita, e quindi quando tu non riesci ad andare in verticale su una cosa è difficile che diventi il numero uno. Cioè, Federica Pellegrini nuota da sempre, non so quante altre cose faccia Federica Pellegrini, perché è la numero uno a nuotare, e io invece ho fatto sempre tante cose, di conseguenza sono sempre stata alla numero 10, diciamo, ottimisticamente. Quindi non c'è un settore che ti dico faccio solo questo. È chiaro che il web per me rimarrà sempre la casa prima, cioè mi piace tutto, mi piace i podcast, mi piace il libro, mi piace fare teatro da morire, però il web è casa mia, cioè non forse è l'unica cosa a cui davvero non potrei rinunciare, perché è l'unica cosa di cui sono vera padrona, cioè in casa mia, del mio piccolo canale. Senti, seppur ognuno che lavora in ambito web lo fa a modo suo e ogni content creator è diverso, ognuno interpreta la cosa a modo suo, proprio perché è proprio nella peculiarità dello strumento il fatto di portare un'individualità e di portarlo a modo suo. E l'abbiamo chiesto anche a Guglielmo, tu ce l'hai quella cosa nei confronti di chi fa un lavoro, diciamo, vicino al tuo oggi, nel dire no perché loro, i nuovi content creator, non sono all'altezza di quelli di una volta, perché noi, cioè no. Si è creata quasi un distacco generazionale tra chi ha iniziato questo lavoro e chi invece magari lo sta intraprendendo adesso. Allora, il distacco generazionale è fisiologico che ci sia, se tutti fossimo uguali sarebbe un grosso problema, sarebbe un problema per i giovani che sembrerebbero dei boomer, e sarebbe un problema per i boomer che sembrerebbero ridicoli. Quindi il distacco generazionale è fisiologico. Sinceramente io vedo invece nei creator nuovi, ovviamente non in tutti, ma come non era valido tutti nei primi youtuber, nemmeno cioè prima. Nel senso, quindi, però io vedo nelle nuove leve, diciamo nella Gen Z, tantissimi ragazzi veramente diversi,
divertenti, talentuosi, che fanno non per forza cose diverse, perché intendiamoci, anche il web, come il cinema, come i libri, sono corsi e ricorsi storici, sono sempre le stesse cose che poi tornano sotto forme un po' diverse, però non è che io, quando ho fatto la serie degli oroscopo, che era una cosa nuova, quanti prima di me avevano parlato dell'oroscopo? Mille, però ognuno lo fa col proprio tono di voce, no? È capace di rivisitare un tema che è già stato cavalcato da tanti. E io sinceramente, per esempio, in TikTok, che è una piattaforma tanto bistrattata, ho scoperto invece tantissime persone molto giovani che mi divertono tanto, che trovo anzi molto fresche e non condizionate da quelli che sono stati i loro predecessori, se vogliamo. Forse nemmeno li conoscono. Probabilmente no. Quindi in realtà sento il distacco generazionale, perché magari alcune cose io non le farei, non le direi, perché non sono quelli i miei panni. Però non penso assolutamente che la vecchia leva sia per forza meglio della nuova. Ci sono dei grandi della vecchia leva che per me rimarranno insuperabili, ma ci sono dei nuovi levanti che sono meglio di alcuni vecchi. Cioè, quindi non ho pregiudizi. E io, a proposito di questa cosa, diciamo dell'età artistica, c'ho il test, diciamo, della serata. Ho scritto un test. Vabbè, lo annuncio con la sigla. Visto che tu sembri eternamente giovane. Io ti ringrazio, dammi pure il tuo IBAN e io tornerò qua quando vuoi. Però è vero, cioè, nel senso, e poi riesci ad attrarre un pubblico, cioè ti porti, diciamo, la tua fan base, ma poi riesci ad attrarre un pubblico sempre più giovane. Parlevamo prima, tipo io e Alessandro abbiamo un pubblico vecchio che diventa sempre più vecchio e sta andando a morire tutto. Ma non è vero. No, è vero, e rimarremo senza follower, senza fan. Saranno morti tutti. Io non so se questo a chi ci segue fa piacere, nel senso che li stai annoverando in una macro categoria dei decrepiti vicini alla morte. Io voglio diventare il content creator dei pannoloni, quelli per l'incontinenza, capito? E faccio proprio dei test su di me. Quello voglio. Vabbè, comunque, questo test mi fa vedere se realmente stai invecchiando. Quindi devi essere sincera, anche nel tuo spettacolo c'è un gioco in cui uno deve essere sincero, anche questo. La prima domanda è: metti il parasole quando parcheggi la macchina? No, assolutamente no, mai avuto. No. No, 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 no. Beh, pure perché vivi a Milano, non ci sta mai il sole. Questa adesso arriva, che la cosa più bella di Milano è il treno per Roma. Dai, ci sta. Grande umorista. Ma guarda, anche ho preso la penna. Mangi la crusca? No, non la mangio. Ma no, chi? Non lo sai, ma a una certa età dovrai mangiare la crusca. Ma per cosa? Per andare al bagno. Cioè no, io non sono molto serena nelle mie defecazioni. Io ho mio papà che la mattina si fa stecofane di crusca e gli dico: ma realmente ti piace? E lui mi dice: no, però ne ho bisogno. No, ma io mangio troppa verdura per avere problemi. Quindi è tutto. Cioè, poi non so se il pubblico davvero stasera vuole sapere la regolarità del mio flusso intestinale, però posso, io tutto a posto, devo dire. La mattina vado serenamente, ecco, facciamoci un bel reel. Ciao mamma. Vado bene in bagno, dai. Ti piace il profumo, il patchouli? Non ce l'ho chiarissimo il patchouli come odore. Sandalo, tipo sandalo? Sandalo, allora sì. Sandalo forte. Ma sì, a me piace. Sì. E questa è la vecchia. Che io ogni volta che sento il patchouli, senza girarmi, dico: dietro c'è una vecchia. Ah, ok. Me giro e c'è, te lo giuro. No, però posso dirti una cosa: l'odore da vecchio è l'odore saponato, dei profumi saponati. No, il patchouli spigne forte tra le signore. Sì, vabbè. Però. Beh, credo che il sapone degli anziani sia felce azzurra, che c'ha quell'aroma di Pino Silvestre. Esatto. Quella roba. Bello, a me piace il Pino Silvestre. Ma il patchouli, vabbè. Comunque, sì, è il test. Sì. Quando vai al supermercato e compri i meloni, li palpi o li annusi? Sì. No, allora i meloni non si palpano, partiamo da qua. I meloni si bussa. Ma quello è il cocomero. No, aspetta. Stiamo intendendo lo stesso frutto. Il melone, quello arancione. Sì. Ok. No, perché qua so che c'è un problema di anguria, cocomero. Ok. Quindi cocomero, quello arancione. Cocomero. Che è l'anguria per noi? Che è l'anguria? Però
anguria per voi perché voi siete inventato. Perché vabbè, ok. Cocomero e cocomero. Allora, volevo capire se ce l'avevamo inventati anche il melone o se era uguale. Allora, questo frutto ha in cima, dove proprio si stacca, il picciuolo, che è come una cicatrice. Quella cicatrice deve essere di un marroncino molto chiaro, quindi deve risultare quasi secca. Se quella cicatrice mi è verde, il melone mi è acerbo. Vabbè, comunque sì. Quindi sì, direi che, vedi, sì. C'è intesa. Ecco. Devi anche palparlo un pochettino. Se mi è troppo molle, mi va in extra glicolisi e quindi è troppo dolce. Cioè, ma è scientifica sta cosa. Poi è buono sto melone. Allora, se lo prendi con la giusta cicatrice, sì. Come le vite di tutti hanno le giuste cicatrici per essere delle vite valevoli. Questo è un tatuaggio bello, credo. So tante domande, Alessandro, lo dico, quindi il tagadà lo trovi assurdo o affascinante? Assurdo. Mai piaciuto neanche a 7 anni. Ah, io sempre. Scusate, posso fare una domanda? Perché questo l'ho fatta ieri nello spettacolo e c'è stato un silenzio glaciale. Io ero a un certo punto, uno ha detto: sì, io sono 7-8 anni che lo faccio. E io subito, con grande naturalezza, ho detto: sono 7-8 anni che bevo acqua frizzante. Ci hanno rubato i colori e i coglioni. Il gelo, qualcuno ha capito la reference? Voi l'avete capita? Tu l'hai capita che sei quello dei meloni? Ok. No, perché il gelo nessuno sapeva che cosa fosse. Questo è un video molto famoso sul web, direi forse il terzo più famoso dopo Ivan Zanicchi che caga dietro il divano, credo. Quindi guarda, ce ne ha parlato tantissimo a cena Gianmarco Dognazzi, che è stato ospite Ivan Zanicchi. L'ultimo di Ivan Zanicchi dell'acqua frizzante, ti ricordi? Sì. Era il suo video preferito. Ah, noi. Ok, meno male. Perfetto, scusa, era una curiosità mia. Comunque il tagadà lo trovi assurdo. Assurdo. Sappi che non potresti vivere a Roma Sud, perché proprio è solo tagadà. È una sorta di patente. Se tu non sei mai stato il tagadà, non puoi entrare. Si usa proprio per spostarsi da un punto all'altro, certo. Si prende il tagadà a Roma Sud, sì, capito? Sì, sì. Tu. Che poi è, vabbè, sì, è pure per me una giostra assurda, però è affascinante allo stesso tempo. Ti sei mai lamentata ultimamente dell'aumento del prezzo delle zucchine? No, credo di no. No, non ce l'ho. Tu sì. Perché per lui è per i meloni, tu per le zucchine. Vedi, vedete gli ortaggi. C'è gente che c'ha l'iPhone dei 2000 euro in mano, però, e se lamenta delle zucchine, la 34 centesimi. No. Che è sto casino de botto, cioè, no. Le zucchine fanno testo. Cioè, zucchina oggi, zucchina domani. Sì, invece compro la casa a Prati. Vabbè, giustamente il pubblico interviene. Però Quante zucchine puoi mangiare nella vita? Capito? Dipende. Non apriamo comunque delle parentesi, cioè. Io andrei avanti. Questa è una domanda secca, io ci tengo molto a questa domanda. Ti stanno sul cazzo i bambini al ristorante? Sì. No, non potevo. Facciamo un applauso, ragazzi. A chi non stanno sul ma cazzo? Ma stai segnando proprio i risultati, sì, no. Sì. Alla fine c'è il profilo psicologico mio? Sì, sì, sì. Okay. Sì. Scritto da me poi. Perfetto. Ti piace il castagnaccio? Tantissimo. Ma veramente? Lo adoro, è uno dei miei dolci preferiti. Frutti, so per dire. Sì, lo adoro. Terribile, cioè, non proprio personalmente. Terribile? Non c'è nessuno a cui piace il castagnaccio? Facciamo alzata di mano, alzata di mano. Ma dove sei? De Bergamo, a Roma. Ma a Roma il castagnaccio è toscano, first of all. Ma non esiste. Second of all, prego. Io non so. È buonissimo, ti ringrazio. Ma ad alzata di mano, castagnaccio sì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, castagnaccio. O no? Vabbè, non l'avete mai assaggiato, palese. Vabbè, allora pigliatevi i maritozzi, ma che cazzo volete? Castagnaccio era nei tempi dell'austerity, cioè nel senso. Ma non è vero nulla. Voi non sapete apprezzare le piccole cose: farina di castagne e acqua, stacce. Siamo tutti buoni a fare i dolci con la crema, con la panna. Fammelo un dolce con la farina di castagne. Coglione. Aggiungo. Vabbè. Vabbè che da ricchi, però poi no. Io praticamente ho campionato Giorgione che dice a Danilo tutta la puntata non stai bene, io ora campionerò anche questo coglione e diventerà il secondo campione di Decore. Sono molto orgogliosa, posso dire. Ti piace il caffè con la sambuca? No, sincera no. Cioè, mi piace il caffè, mi piace la sambuca. Insieme non li trovo vincenti. Non mi piace come accoppiata. Perfetto. Ti è mai capitato di dire a un tuo caro che sta uscendo: mi raccomando, vai piano e chiama quando arrivi? Sempre. Anche se sta uscendo a piedi? Letteralmente sempre, sì. Qualsiasi persona di qualsiasi età. Sono una persona apprensiva, sì. E ansiosa. L'ultimo: quando sei passeggera in auto, ti appendi alla maniglia quella...
mentirei se dicessi che non l'ho mai fatto. Ti dico questo, ogni tanto lo faccio, ma sono veramente una persona molto prudente. Che poi le nuove macchine, tipo la Tesla, non hanno le maniglie, non ce l'hanno, quindi in Tesla devi essere coraggioso nella Sì, terra. Devi avere molto coraggio. Only quindi the brave. Vado a fare il conteggio. Allora, hai totalizzato 7. 7. Tra 7 e 5 stai invecchiando, ma è una lotta interiore tra il fanciullo e il vecchio di merda. Posso dire, mi sento estremamente rappresentata. Qual era le altre due, per capirci? Tra 4 e 0, citando un fratello e un amico, cioè quella più bassa, certo, quindi il giovane, vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. E la terza? La prima sta invecchiando velocemente e ne sei consapevole. Ok, no, quindi ci rispecchio perfettamente. In mezzo. Un applauso. Adesso loro non l'avevano fatto. E questo test prossimamente sarà su Donna Glamour. Certo. Questa ha richiesto una settimana di lavoro per te, una cosa proprio. Cioè, io non ho mai lavorato così tanto. Hai creato comunque in lui un'ansia da prestazione incredibile. Sì, non l'ho mai visto così impegnato per una puntata. Solitamente viene con un foglietto a me è piaciuto molto questo test. Dopo c'ho anche il quiz sui droni, se volete. Poi sui droni? Sui droni, non so. Ho bevuto parecchio. Non vedo l'ora di sentirlo il quiz sui droni. Allora io andrei a sentire un altro pezzetto, ma piccolo, del tuo secondo brano Decore, che è un nome che io non riesco mai a pronunciare. Ma ti posso dire, io sono veramente in imbarazzo che queste canzoni poi effettivamente, forse avrei fatto altre scelte, però perché sono canzoni di difficile ascolto, cioè un ascolto intimo, non è un ascolto da serata tutti insieme. Però qual è la seconda? Cosa mi hai piazzato come seconda? Il senso di questa cosa è che te probabilmente ascolti questi brani perché li senti tuoi anche in dei momenti appunto di un certo tipo, okay. Ma per chi ama quello che tu fai, sentire questi brani nella stessa stanza con te probabilmente è una cosa che non gli capiterà mai, per fortuna. Direi anche sì, per e fortuna. Qual è la seconda cosa mi hai messo? Ah, bella, questa è bella. Lo pronunci te il nome suo? Io sì, no. Andrea Lazlo De Simone, Lazlo. Questo non è amore. Facciamo un applauso a Camioc che si sta prestando. Troppo gentile. Grazie. A Decore. Grazie podcast. Soprattutto che ancora non sei andata via, quindi è tanto. Sto aspettando che mi slacciate queste catene che mi avete messo. No, scherzo. Io certo, grazie. Ci so. C'ho una delle mie domande. Secondo te, perché quando inviti le persone a casa, fai diciamo una pizzata, te se mangiano e te se bevono tutto, pure i tavoli, però la Fanta, l'aranciata, avanza sempre? Quella è una roba. Non c'ho nulla contro l'aranciata, no, la Fanta, perché altrimenti sì. Potremmo. Perché avanza sempre la Fanta? Perché nessuno ha degli amici psichiatrici gravi. Perché se finisse subito l'aranciata sarebbe un problema. Cioè, da sempre l'aranciata è la bevanda di ripiego, da sempre. Se qualcuno ha il coraggio di dire l'aranciata è la mia bevanda preferita, vorrei averci almeno 40 minuti a cena per parlarne, perché sarebbe veramente molto strano. Quindi è giusto così. Però comunque la metti sempre quella. Io non l'ho mai messa. Io scommetto, non per rispetto dei miei ospiti, scommetto, ma a Alessandro piace l'aranciata. No, proprio mai nella vita. A proprio. Qualcuno piace l'aranciata? A borro. Vedi? I signori lì c'è una mano lì, la quota arancione, un'altra. Molto carino, dal grazie. Dal pubblico, perché poi nel podcast se no non si sente, hanno detto per stare 40 minuti a cena con Camilla io la berrei l'aranciata. Quindi questa è questo podcast è verità. Ce l'ha manco tutto sto sacrificio, però se proprio insomma un bicchiere d'aranciata. Cioè, non è... mo sembra un eroe. Proprio l'Achille delle bevande. Niente, avevo un bicchiere d'arancia a posto. Senti, ce lo descrivi un tuo giorno day off tipo, in cui non devi fare nulla che ha a che vedere con il tuo lavoro, con la cosa, cioè proprio ti svegli, che fai durante tutto il giorno, com'è? Guarda, il mio day off è veramente molto semplice. Io mi alzo, se è day off non metto la sveglia, perché proprio voglio godermi. E a che ora ti svegli naturalmente? Naturalmente alle 10, questo è un po' il mio orario naturale, pensa te. Quindi alle 10 apro gli occhi e intanto mi godo questi momenti dove so che non devo fare un cazzo per tutto il giorno, e quella sensazione è impagabile. Dopodiché prendo le Eutirox, perché io sono... Posso stringerti la mano? Prego, anch'io. Tu di quanto? Io 100, tu? 150. Siamo veramente fratelli. Quindi prendo le Eutirox, sto
mezz'ora a letto a guardare il cellulare perché non posso fare colazione prima di mezz'ora per questa medicina. Quindi mi alzo, dopodiché faccio colazione in maniera diciamo abbastanza OCD, sempre uguale, e senza la crusca. Senza la crusca. Sei regolare. Tra parentesi, non fa assolutamente bene fare tutti i giorni la stessa colazione, bisogna variare, alimentazione varia, ma purtroppo qua mi entra, qua mi esce. Quindi e io qual è la tua colazione? Pane e cioccolato, questo è, mi dispiace, nutrizionalmente il peggio che si possa fare, ma ogni tanto ci infilo una banana, così, per stare tranquilla, per dire, una, il frutto, ovviamente. No, però la, diciamo, la metti a fette sopra. No, la, cioè, la mangio. No, no. Cioè, no. Non, ma che no. C'è? Ma c'è un pubblico di elementari, cioè. Sì. Ma che vabbè, dai. Manco io. Questo è. Detto da te, capito? Io che mi scandalizzo. Esatto. E poi, dopo aver mangiato la banana, vado in salotto e inizio a giocare, magari alla PlayStation. Cosa stai giocando in questo periodo? In questo periodo, guarda, mi divido di diverse piattaforme. Sulla PlayStation sto giocando a Monza, ad Assassin's Creed Origin, a Perugia ad Assassin's Creed Odyssey, e sulla Nintendo Switch alla triade dei veri fan di Assassin's Creed, che è la trilogia di Ezio Auditore. Il gelo, grazie, per fortuna. No, io mi sono fermato. Sono talmente vecchio che ancora ho la trilogia. Tu sei ancora Dezio. Là, e me là mi sono fermato. E quindi poi mi gioco un po' alla Play. Poi, se proprio sciccheria, mi leggo un po' di libro, perché io non leggo la sera perché mi viene la biocco. Quindi ho bisogno di leggere durante il giorno. Pranzetto, pennichella. Proprio la mia giornata tipo ideale è che alla sera vengono a cena dei miei amici e facciamo un bel gioco alla tavola. Finito il gioco, tutti a letto. 10:30, siamo a posto. Tuo gioco da tavola decore? No, troppo difficile. In questo periodo sono in grande fotta con Everdell. Però vado a momenti. Cioè, Case della Follia, mi piace Arkhamhorror. Però Everdell è un gioiellino dei German. E ce lo andremo a scoprire. Sì. Allora, facciamo un piccolo gioco con chi ci segue. Noi chiediamo sempre di portare un paio di film decore a chi ci viene a trovare. Vediamo, facciamo leggere a Camilla un estratto di uno dei suoi film decore. Certo, e loro devono indovinare qual è? Devono indovinare il film, ok? Va bene. Senza naturalmente leggere il nome del... No, certo. Aspetta, fammelo leggere perché io sono molto cieca. Io non so se me la sento. Va bene, secondo me è facile, ce la potete fare. Posso dire che non aveva proprio la voce... È un uomo, posso dirlo? Quindi immaginatevela più greve. Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Faceva così. Grazie. Proprio Brevard. È andata così, l'ha fatta uguale lui. Un applauso un po' timido, secondo me invece sì, ha fatto un'interpretazione. Una grande interpretazione, non capisco perché il cinema non livello. Si sia accorto di me. Vabbè. Abbiamo avuto qui fior fior di attori. Che comunque devo dire, non hanno raggiunto, credo, questo picco. Questo dimmi se livello. Sbaglio. No, non l'hanno raggiunto. Sei veramente altissima. Vabbè. In classifica. Grazie. Come mai ci hai portato Braveheart come film decore? Perché comunque mi rimanda tutto quell'universo scozzese che, per quello che ti dicevo prima, fa parte vedi. Della mia vecchia vita. Tutto ciò che è Scozia me stuzzica. E quindi Braveheart non potevo non portartelo. Però guarda, perché tu mi hai scelto questo. Però se tu me ne avessi chiesto solo, io te ne ho mandati tre. Un altro ce l'ho scritto. Non è questo, è l'altro, è il terzo. Quello che proprio tu mi hai cassato. Quello che mi sono perso per strada. Quello è proprio, cioè, se dovessi dire il mio film è quello. E allora ve lo dico io, perché lui purtroppo professionalmente lo ha eliminato. Se una cosa non gli piace la levo. Non mi piace, però io ve lo voglio dire, perché quello è emblematico. È i viaggi del barone di Munchausen. No, sai perché non l'ho messo? Perché ho visto che naturalmente è tratto da un libro, eccetera, sì. eccetera. Però ce ne sono stati vari. Sì, no, quello anni. Di Terry Gilliam. Siccome non volevo chiedere quale tra... Allora ho detto, mo lo levo, così non me posso sbagliare. Certo, quello di Terry Gilliam comunque, okay. Quello lì. E quello è proprio il mio film, perché è il film che vedevo sempre da bambina, quello che chiedevo ai miei genitori di mettere. Adesso sì, non so, di bambini chiedo, mi metti Peppa Pig?
pig. Io, tu chiedevi quello. Io chiedevo la, io lo chiedevo così, chiedevo: mi metti la scena della bongola? E qual è la scena della bongola? In questo film c'è una giovanissima e stupenda Uma Thurman che, come una Venere del Botticelli, mi esce da questa conchiglia, perché è un film surreale, ok? Quindi lei mi esce da questa conchiglia con questi capelli biondi, e per me la bongola era la bongola, e quindi io volevo solo vedere la scena della bongola. Poi da adulta ho apprezzato il film, che è veramente un gran bel film, ma molto vecchio. E poi hai portato Inception. E poi ho portato Inception perché, vabbè, dovevo anche portare qualcosa di un po' più pop. Arriva questa e dice: i viaggi del barone Munchausen, che cazzo è? E allora volevo portare qualcosa anche di un attimino più pop. Però posso dire, bello, bello, o no? Inception. Però sui libri invece hai fatto una scelta abbastanza impegnata, abbastanza, perché comunque hai scelto la trilogia di K, la trilogia della città di K, che è una, una trilogia molto conosciuta, però che comunque c'ha un suo spessore, sia a livello di... Sì, però dai, abbastanza, non voglio dirti mainstream, però insomma, certo, è un... Quello è stato uno dei libri che mi ha più colpito durante la lettura, perché poi col fatto che appunto prima erano tre, poi sono stati chiusi in uno, quando lo leggi hai veramente, come dire, ciò che credevi si ribalta completamente, c'è un ribaltamento assoluto nel, adesso non voglio dire niente per chi non ha ancora letto il libro, però è uno dei libri che mi ha più sconvolto, perché ha questa scrittura estremamente asciutta, secca, ma così tagliente, così precisa, così efficace, che è stato uno dei pochi libri che mi ha disturbato. E tu dici: perché ti piace una cosa che ti disturba? Ma tutto ciò che ci genera sensazioni, emozioni, è valido. Mi sembra molto giusto. Perché io do sempre queste morali spicce alla fine. No, dei... in realtà è meno spiccia di quello che uno può pensare. Ma restando in ambito... Ma chi lo pensa? Chi no, dico un ipotetico hater che dice: hai detto una cosa banale. Noi questo hater lo... No. Non è così. Non è così, però... Restando in ambito, diciamo, letterario, tutto il resto dei miei sbagli, nell'esperienza da autrice, diciamo, quella per te è un'esperienza decore, scrivere un libro è stata una cosa per te a cui pensi con un sorriso, con una cosa, oppure una cosa che, diciamo, è stata controversa all'interno di te, come proprio come sì, sentimento? Allora, il sorriso non è la prima immagine che affiancherei alla scrittura di un romanzo, però perché comunque scrivere un romanzo è sempre un'operazione molto intima, se vogliamo catartica quasi, perché soprattutto per me, perlomeno non so se vale per tutti, però nel libro ci sono per forza di cose delle parti anche di quella che è stata la mia vita, ovviamente rivisitate, rimastigate, rigurgitate in altra forma, però comunque c'è molto di me all'interno del libro, quindi a differenza di un video comico che io posso fare e che può essere criticato, sì, perché mi dispiace se non fa ridere il video, però è un video che io ho fatto, e se non fa ridere sti cazzi. Il libro, col fatto che tocca delle corde molto più intime e che comunque per un verso o per l'altro va a parare su anche parti della mia storia personale, le critiche le gestisci con molto più fervore, quindi ti triggerano molto di più, quindi è stata un'esperienza stupenda, però molto impegnativa a livello emotivo, almeno per me, per come è il mio carattere. Però cioè, c'è anche il sorriso a un certo punto, alla fine esce sempre il sole, il sole, come dice Barbara, come D'Urso, nella, diciamo, come si trova la concentrazione adesso per scrivere un libro? Cioè, per quanto mi riguarda la troverei una cosa veramente difficile, però siamo veramente presi da mille distrazioni, tu fai 10.000 cose, trovare, diciamo, il tempo, lo spazio per scrivere un libro, come si fa? Allora, premesso che ognuno ha il proprio modo, ognuno ha la propria routine, c'è cioè chi preferisce scrivere di notte, chi si sveglia all'alba, chi invece scrive solo di pomeriggio, chi scrive 12 ore al giorno e se non gli viene in mente niente sta davanti alla pagina bianca, chi dice io preferisco 2 ore averle iperproduttive e il resto della giornata fare altro. Tu dici tu fai 2000 cose, sì, fino a pagina 2, perché quando ho scritto il libro facevo solo quello, cioè non avevo davvero altro tempo, perché io sono un po' di quelli che stanno davanti alla pagina bianca finché non viene in mente qualcosa, quindi io mi alzavo la mattina, tendevo a spegnere i dispositivi per non avere distrazioni e quindi mi piazzavo lì, facevo una prima mattinata, facevo la pausa pranzo dove mi ricollegavo col mondo e poi rispegnevo tutto fino al pomeriggio, quindi in realtà nel mio caso non ho fatto molto altro quando scrivevo, infatti sono stata molto assente, diciamo, lato social, però magari nel weekend producevo. Quindi non c'è il posto che ti ispira per scrivere? Casa mia, sì, io anche lì non lo so, io quando ho scritto il libro l'ho scritto a casa mia, quindi quello mi è sembrato l'ambiente più fertile, però c'è anche da dire
anche questo, io avevo una storia già molto chiara nella mente, non è che avessi bisogno di chissà quali ispirazioni, però se sento per esempio il mio fidanzato dice che invece sono proprio i viaggi ciò che stimolano la fantasia a scrivere nuovi pezzi, nuovi testi, quindi forse se dovessi scrivere un altro romanzo, magari un ambiente diverso dal mio ambiente domestico sarebbe l'ideale, non lo so, per una prima stesura, scrittura, per un primo romanzo sicuramente l'ambiente di casa mia, per una storia che avevo ben chiara, era quello in cui mi sentivo meglio, con le mie cose, con i miei ritmi, le mie abitudini, e quindi sono stata a posto così. Capisco i segreti, perché metti caso meglio è voglia di scrivere il libro. Ma noi stiamo aspettando il primo romanzo di Danilo da Fiumicino, veramente con primo Banane e Tagadà, si intitola, credo. Sarebbe un bel titolo. Crusca, banana e tagadà. Che non provate mai a mangiare una banana sul tagadà, perché secondo me è devastante. È una roba rischiosa. Senti Danilo, stupiscici. No, niente. Ciao. Con baci che non conosco. Ciao. La domanda così da fare seria, realmente. Tu a casa ce l'hai il bagno degli ospiti? No, ho un bagno solo. Un bagno solo. Quindi c'ho il mio che è quello degli ospiti. Non ho altri bagni. Domanda è finita. Vabbè. Questa è la domanda. Quando io ho bisogno di un supporto da parte tua, praticamente è questa. No, perché a me ho trovato sempre il bagno degli ospiti una cosa discriminatoria, quindi sono contento che tu non ce l'hai. No, non ce l'ho, quindi però come se te ne fanno schifo gli ospiti e crei un bagno apposta per loro, capito? L'ho trovato pure io a casa, non ce l'ho. Ti fai schifo tu e non vuoi e non vuoi dare agli ospiti la sensazione di viverti. Non so, ci ho pensato oggi in macchina. Mi sembra un attacco personale a me questo, visto che tu vieni spesso a casa mia, c'è il bagno degli ospiti. Ma pensa che io a casa mia, diciamo, di mia mamma e mio padre, avevamo 5 bagni, quindi secondo me mia madre e mio padre odiavano proprio le persone, le spargevano per casa. Però c'è pure un altro, sempre sullo... Tu, questa è forte. Tu il caffè lo prendi con o senza zucchero? Senza. Ma posso dire, non è un flex, è solo perché a me il caffè fa schifo in ogni forma. Quindi quindi lo bevo per esigenze eccitanti. Ok. Ma ti vanti questa cosa, lo bevi senza zucchero? No, io lo bevo senza zucchero semplicemente perché tanto mi fa cagare comunque, quindi mi risparmio quella bustina di zucchero, perché tanto non è che se ci metto lo zucchero mi piace, mi fa comunque cagare per cacare, giusto? E allora me lo scolo così. Ma non c'è nessun flex in questa cosa. No, perché quelli che bevono il caffè senza zucchero, io lo prendo senza zucchero. Non ho quella malattia, ne ho tante altre, ma quella no. Bello. Non hai il bagno degli ospiti e beve il caffè senza zucchero, ma non discrimina quelli che bevono il caffè con zucchero. La donna perfetta. Una ragazza perfetta. No, ma diciamo se volete apriamo altre parentesi dove vi distruggo questa teoria. Senti, c'è una sezione a noi molto cara che è cucina decore, che non è la cucina come ambiente della casa, ma come preparazione. Ci piacerebbe sapere, quando inviti degli amici a cena, qual è il tuo cavallo di battaglia, che dici, mo ci penso io, dici... Allora, ne ho diversi. Ho sentito già qualcuno che c'è chi lo sa già. Sì, questi sanno tutto te. No, vabbè, perché è proprio la mia bio, cioè su Instagram è proprio... Cioè, okay. Tu sei cintura nera di zucche, quindi non c'entra niente la... Di zucche? Zucche. Cioè, tu davvero? Io ho iniziato... Posso dire sta cosa? Ah, io ho iniziato a mangiare la zucca delica per colpa tua. No, però posso dire... A Roma non sapevamo che cazzo fosse sta delica. Cioè, io la prima volta che sono andato mi dicevo, questo è pazzo. Però hai sentito la differenza. Poi è entrata a Roma... Ti è arrivata però direi per colpa tua. Secondo me hanno iniziato a venderle. Potresti... No, forse merito tu. Io non lo so che è, però la zucca delica sa di castagna. Tornando al castagnaccio, e che forma c'ha? Niente, è come le zucche, al posto di essere arancione è verde scura. Ah, okay, ma dentro arancione. Okay, è tipo la che ne so, la Real Madrid delle zucche, capito? Sì. È proprio una sì. roba molto buona. No, comunque il cavallo di battaglia varia. Allora, diciamo, come giustamente hanno detto, è la pasta al forno. Però io ho amici a volte celiaci, a volte intolleranti al lattosio, e quello non può mangiare. Quindi state a casa, diciamolo. No, lo faccio con piacere, però il mio cavallo di battaglia varia a seconda degli ospiti. Però se diciamo ho ospiti onnivori e tranquilli, pasta al forno. Sì, al modo mio, che posso dire, non diremo, perché io non mi scateno contro il sud. Mi dispiace, io non sono qua. No, se vai te lo dico io. Allora, la pasta al forno si divide così. Io sulla cucina c'ho un po' una fissa. Diciamo dal nord fino al centro Italia, la pasta al forno. Da Roma in
in giù è tipo dentro il secchio dell'umido, certo. Mette. Cioè qualsiasi cosa, tipo. Ma poi ti posso dire una uovo, cosa? Ci trovi di tutto. Una volta ci ho trovato un cacciavite, dico perché. È questa la differenza. La, tra per esempio, in Umbria, sì. Una cosa che mi fa molto soffrire, adesso non per come dire, tornare a vecchi dolori, però in Umbria la pasta al forno sono le lasagne. Quindi una volta ci fu questo mio amico che a Capodanno mi disse: ti prometto che ti faccio la pasta al forno. Io, tutta contenta, arrivata e mi vedo queste lasagne fatte con la passata di pomodoro. Dentro di me qualcosa è morto e non si è più ripreso. Però anche qui a Roma la pasta al forno sono le lasagne? Sì. Qua la sala si divide. La sala si divide. La pasta al forno per me è la cioè non è la sfoglia al forno. Ma qua la pasta al forno non la mangia nessuno. Comunque cioè, non c'è paese dove la gente si arrabbia allora che per la cucina. Comunque, in Italia il podcast è nostro e io dico allora, dico non si era mai creato un dissapore simile allora, per quanti in sala la pasta al forno è assimilabile alla lasagna o la lasagna è assimilabile alla pasta al forno, diciamo un 25%. Ma questi sono tutti dei Viterbo, te lo sei, raga. Ma non c'è. E che dici? Sono due cose diverse, pasta al forno e lasagna. Allora mi trovo per me d'accordo qualsiasi cosa metti al forno è pasta al forno, raga. Pure il pollo con le patate. Tutto. Pasta al forno. Senti, ma ci dici quei due o tre trick che secondo te sono proprio rendono la tua pasta al forno speciale? Quelle due o tre cose che fai te e che veramente dici, Anna, capito? Tu vuoi veramente il mio esilio dalla sì. Sicilia, dalla Calabria? Perfetto. Allora, silenzio per favore, qua è importante, ragazzi. Infatti. Io voglio essere onesta in questo. Io parlo della mia pasta al forno e non ho Sicilia, la presunzione di dire che la mia pasta al forno sia la pasta al forno. Chiamiamola pasta e Camilla, ok? È un'altra ricetta. Guarda, che è proprio i siciliani si incazzano solo. Ma scusa, con arancino. Agli umbri gli hai detto che la torta di formaggio fa schifo. Gli umbri non hanno quella cattiveria quando si parla di cucina, perché gli umbri sono consci dei loro limiti culinari, ok? Quindi gli umbri si incazzano per altre cose. È vero, okay? gli umbri affettano solo, cioè non esatto. cucinano. Non è cioè, che... se, ecco, esatto. Se io gli toccassi gli affettati sarebbe un problema, ma in generale lo siamo. Allora, le mie personalissime come dire, attenzioni vanno sulla sugo, per cui io non voglio vedere quelle passate crude buttate dentro, non le voglio vedere. Il mio sugo cuoce 2 ore con ovviamente le carote, le cipolle, il sedano se piace e molto basilico. 2 ore questa cosa e ci siamo levati il sugo che nel frattempo mi si rapprende. Ma il pomodoro di partenza è una passata oppure puoi farlo con la passata? Ovviamente non tutte le passate mi vanno bene, qua non facciamo sponsorizzazioni, ma le conserve della nonna sono ottime per esempio, quindi mi deve essere una passata di qualità. Se poi avete i vostri pomodori dell'orto della zia Concetta che li fa da benissimo, ben vengano. Ma a Monza non ci sono proprio zie Concette, non ce ne sono, quindi sarebbe un problema reperirli. Seconda cosa ovviamente mi è la besciamella, quindi io questo roux, ok, iniziale della besciamella me lo voglio fatto a modino, non voglio sentire grumi, non voglio vedere il latte perché sennò me la bevo con la cannuccia. Voglio una cosa densa, una cosa accorpante. E poi la cottura della pasta, perché non voglio una cosa stracotta, voglio una cosa che posso masticare visto che ho dei denti e perché li vorrei la usare. Pasta non la cuoci tutta la sua cottura, in pentola, perché poi finisce di cuocersi in bravissimo. Forno. Quindi cosa succede? Tu mi pucci la pasta nell'acqua bollente, me la scoli immediatamente, subito, guarda, un minuto dentro deve essere ancora il che poi la pasta mia sono gli ziti, è questo infatti, quindi ok, e questo zito mi deve uscire rigido, quindi di origine un po' partenopea. Non lo dire mai più per me, perché sennò la campagna mi fa fuori. Comunque sì, per me sta roba è una roba etnica, te lo dico, cioè nel senso, per te se c'è uno di Roma che fa pasta al forno, no, così regà, comunque, fatemelo conosce. No no, perché no, secondo me è così, no. Anche qua no, ma qua mettete le polpette, ci mettete dentro le polpette, la carne, 4 ore. Ma questo però non è un sugo di carne, non mi ha bisogno di quella cottura, non c'è carne vegetariana, capisci? Quindi c'è questa differenza. Anzi, posso dirvi, non è vegetariana, perché il parmigiano che tu mi vai a mettere sopra è fatto col caglio e il caglio mi deriva dallo stomaco del vitello. Quindi a tutti i vegetariani che finora hanno mangiato il parmigiano, avete sbagliato.
L'ultima domanda sulla pasta al forno, poi passiamo oltre, ma per fargli fare la crosticina, tu fai il grill alla fine? Mi faccio una scottata di grill, ma rapida, perché comunque già la cottura, un 40 minuti sopra mi è bella croccantina, non necessita, se mi si asciuga la pasta è finita. Forno statico o ventilato? Ventilato. Madonna, che palle! Ma che è? Più Danilo mi dice che mi incaglio su una cosa, io più vado in profondità. Ma per esempio, anche perché dico scusa, così, allora dico pure io: mozzarella neanche l'ombra. No, mozzarella, certo. Ah, c'è. Sì. Non l'avevo mozzarella, sentita. Besciamella, sugo e parmigiano e pasta. Vabbè, dai, si può fare. Buona. Certo. Buona. Però, dopo quello che mi hai detto a cena, Non lo sapevo che arrivava. No, però quella è il panineria Decori, il panino Camilla, non lo chiamo neanche che è mio, lo chiamo panino Camilla. Cosa, come è fatto? Da cosa è composto? Che cattiveria che mi fa. No, no, ma che te l'ho detto, sarebbe veramente un panino invenduto. Non c'è niente di speciale nel mio panino, credimi. Poi tu me lo pubblicizzi sui social, quindi pom, ma la... come vedi, non è che ho, come dire, riscosso questo grande successo con la mia... No, il mio panino... Allora, io la prendo larga. Io non consumo tanti panini, perché non mangiando tanto l'affettato, il panino forse non è la mia... Ok. Quindi, diciamo, ho sviluppato un gusto molto semplice nel panino. Ne ho due tipologie. E io, credetemi, vi chiedo scusa, che amici a casa, vi chiedo scusa. Però mi piacciono due panini. Il primo è caprino, bresaola e pate di olive. Vabbè, però già che non ci hai messa rughetta. No, cioè, no, rughetta no. Uno è questo. Ma con che tipo di pane? E guarda, mi basta uno un po' croccantino, okay. E una ciabatta un po' croccantina, non troppa mollica perché si accolla, certo. Una via di mezzo, certo. Se no la levo un po' la no, e poi la famo mollica senza. No. È vero. Beh, mica sei inventato lui, però sta strada mollica la facciamo da anni 20. Sì, io poi le pallette, giocavi con le palline di mollica a tavola? Sì, purtroppo sì, una brutta abitudine che dobbiamo levarci. E l'altro purtroppo sarebbe tonno e Philadelphia. Vi chiedo scusa, però io lo adoro. Sarà che sono legata anche a ricordi. Lo so, ti ho deluso, vero? Quello dei meloni, ti ho deluso. Lo so, ho visto, non volevo dirlo, mi dispiace, però è la verità. T'ha tolto il follo. Tonno, però, mello mischiato e Philadelphia, spalmato, posso dire, sciccheria. Però la Philadelphia col tonno è buonissima. È da panico, dai raga, è da panico. Poi chiedo scusa a tutti i tonni, non si fa. Non lo mangio mai, ma quando lo mangio... posso dire orgasmico. Eh sì. Io sono sempre, per me è così. Io troppo sono buono. Sono sempre del partito perché il tonno sì e il delfino no. Io sta roba, cioè, ma forse razzismo se... verso, cioè, ma vuoi venire tu qua sopra? Cioè, non lo so. Cioè, qui in sala, ma forse semplicemente perché che il delfino fa schifo da mangiare. Forse forse non lo no, so. Non ho mai assaggiato un delfino. Perché il delfino salta il cerchio, è per quel motivo che se lo facesse anche il tonno, vedrai che non lo mangi più. Comunque, tonno e filo, cosa è? Ho intristito le persone. Torno a Filadelfia. Scusate, io non lo volevo dire. No, però... no, ma noi non lo facciamo in realtà veramente per un'idea imprenditoriale di Danilo, perché non so se lo possiamo non fare. Non ho mai fatto soldi con niente. Ma perché il panino dice un po' chi sei e racconta un po', diciamo, come quindi tu sei torno a Filadelfia. Esatto. Speravo di essere meglio di così, ma invece no. Senti, c'è un'altra domanda di cui ha la paternità Danilo. Io lo dico prima, perché se poi non ti piace, almeno mi scarico, certo, un po' delle responsabilità. Se invece ti piace, te l'ho fatta io. Però hai mai pensato qual è un superpotere che vorresti avere? Ma scherzi, certo. Quello è il mio impero romano. Io ci penso ogni giorno a qual è il mio potere. Ce l'ho ben chiaro, se vuoi te lo racconto. Sì, certo. Benvenuti al mio TED Talk sul mio potere. Che vorrei. Allora, ti posso dire cosa ha detto Guglielmo? No, non me lo dire, perché se mi ha copiato il potere io lo prendo e lo ribalto, perché devi sapere che Guglielmo mi copia qualsiasi cosa. Allora dillo prima te, poi io ti dico che ha detto Guglielmo. No, se ha detto il mio potere. No, io lo so cosa ha detto Guglielmo, lo conosco troppo bene. Te lo posso dire cosa ha detto? Il potere di curare le persone che amo. Ti ha detto questo, sì, vero? Guarda, lo conosco come il mio ano, ti giuro. Andate a risentirvi, lo sapevo, la puntata, e l'ha detto. Lo sapevo. Secondo me il più bel potere detto fino ad oggi l'ha detto il solito Dandy, è quello di sparare i gattini. Di sparare ai gattini? No, ho detto, ma che potere è? No, tipo una sorta di Spider-Man che però spara gattini. E che cazzo serve? Nulla. A è niente. Di lore. Secondo me è stupendo, intenerisce le persone. Ah, ok. Va bene. Ci
Grande. Ti trovi un mondo pieno di gattini, però. Che pensa che sbatti per gli uccelli, alla fine. Vabbè. Il superpotere di Camilla. Allora, il superpotere di Camilla in realtà è abbastanza mainstream, ma molto specifico. Allora, io vorrei il potere di viaggiare nello spazio e nel tempo. Perché ti faccio questa distinzione? Perché in realtà sono due poteri in uno. Sono stata già scorretta, certo. Perché o si viaggia nel tempo o si viaggia nello spazio. Te lo concediamo, però. Però grazie la combo. Mille, è il nostro gioco, ma che ce frega. Quindi, facciamo come ci viaggiare pare. Nel tempo e nello spazio. Ma in che forma? Io ho strutturato il potere così. Io vorrei viaggiare in forma di proiezione astrale. Questo perché? Perché sono molto specifica. In proiezione astrale, perché? Perché se tu viaggi indietro nel tempo, non so, io quando vado a vedere i monumenti storici, proprio entro in non so, i castelli, vedo un castello, entro e dico vorrei troppo vedere com'era quando era nel suo certo. massimo splendore. Benissimo, il problema qual è? Che nel frattempo il mondo è andato avanti, il suolo è aumentato di volume, i muri non sono più quelli di una volta e quindi no. metti caso che io mi catapulto nel passato e finisco in un muro, che cazzo facciamo? È un problema. Ma se tu sei una proiezione astrale, se tu finisci in una colonna, semplicemente fai un passo avanti e ti sei tolto il cazzo dal culo. Questa è la mia posizione. Non ci ho mai pensato a sta cosa. No, allora tu ti catapulti alla battaglia di Waterloo, arrivi, freccia, morto, finito il potere, è un problema. Capito? Non te lo godi. Invece se tu sei una proiezione astrale, tu puoi andare, ti succede qualcosa, ma il bello della proiezione astrale qual è? Che mi può avere del contatto, mi può avere delle relazioni pubbliche, puoi fare PR con chi vuoi. Quindi se io vado tipo come si chiamava il protagonista di Ghost, che però muore. Però lui c'era un problema di campo in quella proiezione, perché lei non lo vedeva mai, cioè era solo lui che vedeva lei, ma lei non lei vedeva sto vaso e diceva ho che succede. Ho detto una cazzata, cioè, no. Era, se diciamo vogliamo essere sofisticati, non so con chi posso parlare di questa cosa, ma era il potere di Prue Halliwell. Ok, grazie. E quello che poi ha sviluppato dopo, perché lei prima faceva la porta al telecomando, poi mi ha fatto la proiezione astrale. Esatto. E quindi questa è la sigla, è per quello che avete riso. È la sigla. Sì, lo so. Sì. E quindi niente, la proiezione astrale in questo senso. Quindi io posso tornare indietro, mi faccio due chiacchiere, Regina Elisabetta, mia nonna, dipende a chi capita, e poi me ne torno nella mia epoca serena e felice. Posso andare anche nel futuro? Ci andrò? Probabilmente no, perché forse non mi interessa, voglio solo vedere il passato. E grazie per aver assistito al mio TEDx sui superpoteri. Bellissimo. Ora vorrei averlo anch'io questo. No, il primo posto nello spazio e nel tempo in cui andresti, cioè luogo e anno, il primo? Certo, andrei a Maria Stuarda in Scozia, certo, il primo. Il secondo, te lo dico subito. E secondo me, come deve direbbe, che palle, ancora qua questo. Ancora qua, ma ci sei già stata tante volte. No, e poi forse andrei da Gesù, perché vorrei fare un paio di domande. Vorrei chiedergli, ne abbiamo parlato, no? Perché comunque vorrei dirgli, bro, sincera, sono passati 2020 anni, quanti sono? 2024. 2024. Tanti ci hanno detto delle cose, ti tornano perché magari sono state trasportate male. Vai a fare un fact checking. Sì, vado con una lista, mi ripasso i miracoli che mi mancano un po'. Però che hai incendiato sto albero di fichi, ti risulta? Perché è passata malissimo sta cosa, che l'albero non ti ha dato i fichi, tu sbram lo incendi, ma con che autorità? Cioè non e quella è una cosa che gli vorrei chiedere. I pani e i pesci, perché noi ce la siamo accollata per tanti anni poi sta manfrina, quindi volevo capire. Mi sembra giusto. E facciamo una discussione così. Pure, civile. Vabbè, fai cammina sull'acqua. Sì, quello... voglio dire, adesso, bro, se non ti dispiace, mi fai due passi per capire, non è che... E lui li fa tipo Michael Jackson, capito? Sì, fa no, perché walk. Posso dire, sono morte tante persone per questa teoria, quindi se mi fai il favore di farmi due passi e tornare indietro non sarebbe male. Però, cioè, secondo me ci vuole personalità per andare, io non saprei che chiedergli, cioè mi trovo lì davanti, capito? Ma voglio dire... E poi secondo me rimarrei deluso perché non è detto che lui è così. Tu immagini, vai là e che ne so, ti trovi uno pelato. Che sì. ne so. Vabbè. Cazzo, ma chi è? Bro, che... Ma chi è questo? Non so. Non per... è lui. Non... Tu arrivi con la locandina di Jesus Christ Superstar e dici, guarda, noi ti conosciamo così. Che è successo? Come è successo? Sì. Nel senso, però... Sei stato in Turchia. Sì. Dici, tipo, cose così. Io ho... Vabbè, prima... Domanda... Tu... Anche da questa domanda si vede, cioè, un lato del carattere. Tu appena la lavatrice finisci il lavaggio subito, immediatamente, non deve passare neanche un minuto.
Neanche un minuto. Io quella puzza di cane bagnato la sento dopo 32 secondi. No, io... ma nonostante sai che lo sportello non si apre subito. No, certo. Io lo tenti di aprire comunque. Certo. Lo forzi anche. Ma la mia fa la musichetta. Quindi appena sei la prima nota, io come Beethoven con il mio pianoforte ad aprire questa camera dei segreti e mettere tutto in asciugatrice sbattendolo prima, perché io non ho tempo di stirare. E se tu togli dalla lavatrice e metti in asciugatrice subito, ti esce un globo unico di grandi vestiti. Invece tu sbatti prima. Vabbè, ma non entriamo in verticale come con la pasta al forno. No, no, invece verticalizziamo, ma tu stiri poi? No, non stiro, stendo bene. Questo è il trick, capito? Sempre, appena finisce l'asciugatrice, subito. Se tu, allora, quindi già che, allora, fatemi già dire che questa... già ci hai detto che comunque c'hai l'asciugatrice, quindi sì. Lavatrice, asciugatrice. Ti ricordi la storia che non c'hanno mai il sole? Ma roba... Sì, quella di Milano. Allora, se l'asciugatrice mi finisce e tu mi aspetti che i panni si raffreddino in quella posizione, prendi butti, non c'è bisogno, diretti. Neanche il ferro, non ci provi. Né, non si può. No. Quindi tu appena mi finisce l'asciugatrice, subito me la apri, me li sbatti e me li pieghi, posso dire come appena stirati. Quasi. Ma quella cosa che... da una persona che ha una grave miopia. No, però infatti. Vabbè. E, ma c'hai lavatrice sopra asciugatrice? Sì, lavatrice sopra asciugatrice. Molto bello. Lo sai che io una volta a casa ero convinto di averci asciugatrice, invece era la solamente che non li avevamo mai tolti dalla lavatrice e si sono asciugati dentro. Ah, certo. Tutto cazzo, ma è anche asciugatrice. No. E invece no. Solo... chissà che profumo coi panni, proprio. No, però non sono stati rilavati, lo dico così perché. Ah, perfetto. Ormai siamo ecologici. Certo. È stata una puntata di economia domestica. Cioè una cosa proprio. No, io poi stavo in fissa, ho detto, sull'economia domestica proprio. E poi cosa è successo? No, 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 ancora oggi. Ah, okay. Tipo cintura nera di... Ti piacciono le aspirapolveri? Non è forse tra le mie tre cose preferite. Ho capito che è una cosa molto maschile. Cioè i maschi sono attratti dall'aspirapolvere, non so perché. Forse anche perché l'hanno usata. Ma io sto in fissa, rega, totale. Ma anche Alessandro. Sì, 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 soprattutto sì, con l'aspirapolvere. No, quello è vero. Ah, ma io c'ho... Ammazza, c'ho un c'hai, sacco di c'hai cose. Una cosa... Che... Allora, c'ho... Tanto, regà, cioè Camilla... Camilla è stanca perché oggi hai fatto la qualunque, però... Io sto... guarda, questa... Continuiamo, no, è ragazzi, la mia... giusto? Qual è il contrario della criptonite? Quella è la... No. No, questa non la diciamo, anche perché posso dire, io non ho... No, vabbè, adesso non dico perché sembra stupido. No, andiamo avanti. No, scusate, ho fatto tutto un ghiaccio, no, comunque... mio. E comunque perché sembra che l'ho detto perché faccio uso. Io non ho mai usato droga in tutta la mia vita e questo è un flex che mi porto dietro, lo voglio dire, scusate. E quindi volevo specificare, se no sembrava che l'avevo detto, non sia mai. Quindi preso, però, però super me pippava, diciamola sta cosa, perché lavorava in ufficio. Certo. Ma io ti sei, prima abbiamo detto se avevi una pagina su Wikipedia e cioè abbiamo non, detto di chissà no. Se l'hanno fatta nel frattempo qualcuno, sarebbe bello, anzi mandiamo qualcuno in andiamo sala. Subito a fare un check, non stiamo Non so se non è io. La prima volta che succede. Ah, posso. È successo anche di peggio. Servirebbe uno straccio e due gin tonic. Perfetto. Questo è finito. Non in quest'ordine. Allora. E vabbè, intanto lasciamo qui. Sì. Possiamo anche vedere, vedi, che non c'ha pendenze sto tavolo. No, no, è fatto da Dio. Bravi, bravi, bravi. È tirato, cioè. Ah, perfetto. È incredibile. Sì, sì. Vabbè, comunque, le cosa scrivono di te su Google quando ti vanno a cercare? Ti cerchi mai tu? No, 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 proprio no. La prima domanda che esce, poter andare a cercare tutti, è che problema ha Kemi Hook? Questa è la prima? È la prima. Tanti e basta, è finita la ricerca. Andiamo avanti. Poi la seconda è chi è Kemi Hook? Non lo so, perché ovviamente non essendoci Wikipedia è la domanda più fatta per quello. La terza, poteva andare, non è nulla inventato. Quanto costano i biglietti di Kemi Hook? Che dipende, forse è inteso, non so, teatro. Teatro, penso. Io non ho altri spettacoli. Grazie. Grazie mille. Grazie, scusa, sono stato io. È stato lui. La parentesi non assorbe sta carta, no. Te ne sei accorta? I tovagliolini delle gelaterie. Guarda, il ghiaccio si rifiuta di cedere. Ah, questa, perfetto. Vabbè, era tipo di plastica. Quanto costano i biglietti di Valeria Angione? Questa è la quarta domanda. Guarda, credimi, non lo... credo uguali sono... perché siamo... E l'ultima è quanto costano 100 biglietti da visita? Io non lo so lui dove cerca le cose, ogni volta degli ospiti trova delle cose che non c'entrano web, niente. Secondo me lui usa Bing o qualcosa sì, del genere. Sì, cioè, qualche motore. No, sì, nel senso io credo ci abbia un... Explorer, bug, ancora io.
95, cioè, sì, c'hai un problema notevole. Poi lo lasciamo alla fine, c'ho il quiz sul drone. No, no, vai, vai. Ah, lo vado, sì, vado. Sì, sì, è bella questa sezione, Danilo da Fiumicino, cioè... Ma perché per i droni? Perché tu mi fai una persona dronica? No, non so perché. Allora, a me piacciono i giochi di parole, sai, uso questa comicità nuova. Ok. Quindi io ho fatto una serie di giochi di parole mettendo la parola drone dentro. Sono molto divertita. Tu li devi indovinare. Certo. Allora, qual è il drone... Questa è molto romana, però. Qual è il drone che gestisce il traffico in strada e fa le multe? Il ladrone. No, il pizzardrone, questa è un... Ma che... tutta così, raga, sono... Ma pizza... Che per no, cosa... perché a Roma c'è il pizzardone che è il vigile, infatti ho detto... Ah, scusami. È troppo romana, scusa. No, non ce l'ho. Scusa, papà. Il drone che ha preso i voti e risolve i casi di omicidi. L'investigadrone? No, Dron Matteo. Posso dire che i miei sono meglio? Cioè, posso dirlo? Vabbè, vabbè, okay. Però non è una gara, cioè, no, no, no. Non è una gara al divertimento che stasera si spreca, mi sento di dire. Allora, c'ho due pagine. Vai, guarda, vedo l'ora. Ma perché il drone? Cioè, ma non lo qual so. È il punto di partenza che ti ha fatto venire in mente? La pizza al drone. Ma mi ha divertito la cosa. Devi trovare una parola attinente con lei. Ci ho perso cosa... 40 minuti a proposito del libro che lei, non so, potevo scrivere almeno capitoletto del mio libro, potevo scrivere, datemi retta. Allora, il drone più bello e corteggiato d'Italia, protagonista di un programma TV. Guarda, questo è facile. Il dronista. Il dronista, certo. Bravo, dronista. Applauso. Di volta in nomino. Questa, raga, questa è una mia invenzione. Io voglio inventare il drone svogliato che non serve a un cazzo. Il è tutta così, Alessandro, dico. Ma è una parola che esiste nel, sì, vocabolario? No, no, ma lo voglio il pidrone. Da pigrone, il pidrone. Il pelandrone. Il pelandrone, bello, bello. Pelandrone più bello. Questo è bello, fate un applauso. Questo è bello. Voi immaginate che esce sto drone con scritto pelandrone e non neanche non vola. Non si accende, non, niente, zero. Lì, io non capisco perché non ti hanno dato delle grosse possibilità, che ne so. Autoriali, sì, mi sento di dire. Sì, oppure... Ricordiamo che ho fatto chiude Extra Factor, quindi sarò... pure quell'altra sua serie B, cioè tutti i programmi che fai, sì, ti chiudono. B come Sabato, un programma, una stagione. Diciamo l'antagonista di quelli che è il calcio, durato 3 mesi. Vabbè. Perfetto. E poi... Perché abbiamo dei miei problemi. La serie, ah, questa è tua. La serie TV famosissima con droni. Game of Thrones. Guarda, te lo lascio neanche finire. Perfetto, andiamo avanti. Il drone che ha il brutto vizio di rubare. Il ladrone. Il ladrone. Quello di prima. L'avevamo detta questa. Posso continuare ancora? Vai, vai, vai. Il drone femmina che ha la funzione di tenere lontano le zanzare. Avete la cedronella. La cedronella. Sì. Questa, no, questa è una merda, raga, sapete. Questa, ma non è, vabbè. Il dottore che fa visita ai droni con problemi di erezione. L'andrologone. No, questa era una merda. No, era, sai cos'era meglio? Era l'endodrono. Vabbè, niente, no, faceva schifo anche questa, prego. La tunica, a proposito di Dio, vestito del Dio dei droni. La tunica. Ma stai peggiorando, sempre peggio. La saga Sindroni. E no, perché quelle belle. Ma spero che l'ultima sia proprio scoppiettante, perché cioè, il livello è sceso in una maniera incredibile. Continuo, regà. Vai, vai, vai. L'animale mitologico mezzo drone e mezzo volatile. Questa è bella, regà. Il minodrauro. No, il gallo cedrone. Questa è... Basta. Magari tra un po' continui. L'ultima, sì, ma no, perché... siamo arrivati alla fine, Danilo. Non è che... No. Il drone che va in giro nel deserto. Drone Dario, un applauso a voi, ragazze. C'avevo pure il presidente americano dei droni, era bella. Donald Trump, questo è. Quante battute sono. Bravo, 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 belle. Senti, Danilo, tu hai ancora qualche freccia nel tuo arco? O diciamo, ma no, direi basta. Dopo così, questa però. Giornata così impegnativa per Camilla, facciamo proprio l'ultima parte del podcast, quella più marzulliana. Quindi okay. Ci caliamo in una parte un po' ancora più, proprio più filosofia spicciola. Okay? Ma prima ringraziamo il Riverside che ci ospita e tutto il suo staff. Ringraziamo al mixer Marco De Tommasi e alle registrazioni Matteo Pieravanti.
Ringraziamo Dopcast che produce questo podcast fino a questa puntata, chissà se anche le prossime, diciamo. Non so, ma sta cosa dei troni la lasci? No, questa io la metto proprio in apertura. Cioè questa è il, diventa proprio il nostro cavallo di battaglia. Tutti voi che siete venuti qua stasera, Danilo. Grazie. Da Fiumicino. Grazie ragazzi. Alessandro Pieravanti. Soprattutto Kamiok. Vai, grazie. Grazie davvero, grazie. Grazie. Ci sentiamo intanto la sua terza scelta decore. E diciamo questa terza scelta è un pezzo invece che andiamo oltre, diciamo, i confini italiani. Sì. È un pezzo dei Mumford & Sons. E io ti chiedo, sempre restando in un tono un po' marzulliano e parafrasando il testo della canzone, a un certo punto dice: imparerò ad amare i cieli sotto cui sono. Certo. Tu ami i cieli sotto cui sei? No, ma imparerò, me lo dice Marcus. Come dice la canzone. Come dice lui. Ce ne sentiamo un pezzetto insieme e poi ci facciamo l'ultima sezione di Decore Podcast con Camilla. Stiamo scoprendo tutte le cose che la fanno stare bene. Ci sono anche cose che ci fanno stare meno bene. Da diciamo esperta dell'ambito web e digitale, che rapporto hai con i tuoi hater? O in generale con il dissenso sul web? Bene, un ottimo, diciamo così, cioè... Come te la vivi? Cioè nel senso, c'è Danilo che se la vive, diciamo, ogni volta che c'è un commento negativo, diciamo, abbastanza sì. Colpito. No, io la vivo malissimo. Lui è capitato addirittura che telefona agli hater. Sì. Non lo so se vergogno, questo lo possiamo tenere cosa, però sì. Diventa un po' complesso, no, cioè, no. Così diventa... Passo la vita a fare questo. Ma li chiama al telefono veramente a dissare. Ma i miei... ti viene il fegato amaro. No, perché sai qual è poi il rischio? È che se tu ce n'ho pochi però quindi, però quei pochi ci tieni molto a chiarire il vostro rapporto. Certo. No, però allora, come dire, secondo me è anche giusto, quando si fa questo lavoro, mettersi in saccoccia che non si può piacere a tutti. Quando il pubblico è, diciamo, comincia ad essere un numero importante, è chiaro che non si può piacere a tutti. Chiaramente a me dispiacciono molto quelle critiche che reputo proprio infondate, cioè proprio che raccontano delle cose di me che non sono proprio vere, e vorrei scrivere: guarda, veramente basterebbe una chiacchiera di un minuto e capiresti che è proprio l'esatto opposto. Quindi quelle un po' mi feriscono, perché le trovo proprio campate per aria. Ce ne sono altre che invece magari si riallacciano a qualcosa di accaduto con cui io non sono d'accordo, però posso capire che uno abbia la propria visione delle cose. Quello che cerco di fare è tenere la parte più costruttiva. Ovviamente ce ne sono tante altre che sono proprio fatte in modo sbagliato, proprio empaticamente intendo. Quando tu comunque critichi qualcuno è giusto che tu lo faccia, però devi anche tenere presente che di fronte hai una persona umana. Cioè io non è che le cose non le leggo, non le vivo, e tutti sbagliano, però c'è modo e modo anche di farlo presente, no? Oppure magari non ho sbagliato e semplicemente magari una cosa non ti piace e tu puoi dirmelo, giustamente, però in toni educati, ecco. Però non bisogna neanche dall'altra parte fare l'errore di concentrarsi, di farsi il fegato amaro a leggere tutte le critiche, perché come adesso, per dar la morale spiccia, fa più rumore un albero che come cazzo è, certo. Quel detto lì, dimenticandosi invece della stragrande maggioranza di persone che ti seguono con affetto, che si spendono per te, che comprano i biglietti per il teatro. Allora loro li dimentichiamo a fronte, li dai per scontati, li diamo per scontati a fronte di quattro che scrivono così. Ma e poi quando chiami i tuoi hater, solitamente poi in realtà sono i miei migliori amici, diventano i tuoi migliori, i miei migliori fan. E sempre seguendo diciamo questa scia di hater o follower che ti seguono, tu ricevi parecchi regali da parte dei tuoi follower. C'è la cosa più particolare, vorrei dire inquietante, ma no, la cosa più particolare o strana che hai ricevuto come regalo, qual è? Si può dire? C'è un sorriso eloquente. Mi dispiace perché... No, ma non per forza, cioè strana, diciamo così, allora, bizzarra. Una volta ho ricevuto questo quadro, questa fotografia, non credo fosse una digital art, comunque mia e di Romy, che però praticamente si... non so neanche come spiegarvela. Compariva, cioè immaginatevi una tela bianca, ok? E c'era come solo una sagoma, e la foto era interamente chiodata, ok? Quindi era la nostra foto trafitta da mille chiodi, e l'immagine veniva fuori se tu col filo facevi quel gioco sui chiodi. E io guardavo questa foto e dicevo: forse non è ok, cioè non è una bella sensazione vederci inchiodati non solo al muro ma anche trafitti. Era tipo una bambolina voodoo. Sì, era esattamente tu quella. Tu sentivi dolore, io dove sentivo davano del dolore fisico, e quindi ho guardato quelle, ero mortificata perché volevo essere grata per questo e regalo.
regalo. Questo bel dono dove poi l'hai messo? No, è rimasto in ufficio. Cioè, non me lo sono portato a casa. C'è perché ancora, non quindi. C'è, ma non è che c'è, è una reliquia. Nell'ufficio passiamo sempre. È il simbolo della sofferenza, ma della rinascita nel dolore. Come la passione di Cristo, sì. Cioè la corona di spine. Certo, cioè, quello. Bello, 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 un bel po'. Questo è. E ti regalano, diciamo, del cibo, delle cose. Soprattutto, e sì. Grazie a Dio. Però sì, me ne regalano molto ed è sempre molto gradito, posso dire. Visto che è una cosa che mi succede anche a me, e tu ti fidi delle cose, quelli che ti dicono l'ho fatta io, e tu... Tipo, che ne so, la marmellata, il salame. Sì. Io sono un po' ingenuo. Io li voglio bene, però. Sì. Ma mi dicono: guarda, questa marmellata l'ho fatto io e mio figlio con le sue mani. E tu già te lo vedi che si scaccola e poi fa la marmellata. Dico. Devo dire, a me regalano molte cose confezionate, non fatte da loro. Questo va detto. Però mi è capitato che mi regalassero anche dolci fatti da loro e me li sono magnati e sono qua. Poi magari ho mangiato qualche caccola, però sono proteine, sti cazzi. Sei una bella persona. Forse sono solo golosa. Cioè, non c'entra niente con l'attitudine. Io sono cattivo, li regalo quei dolci. Quando mi succede, gli dico: guarda, questo l'ho fatto io. Senti, c'è qualcuno nel mondo, facciamo vivente, perché sennò vanno tutti sui non viventi, con cui ti piacerebbe collaborare? Proprio un sogno incredibile, anche estero. Sì, sì, io vorrei una collaborazione. Allora, diciamo, mi piacerebbe fare questo giro nelle scuole per sensibilizzare sulla giusta diciamo spiegazione del funzionamento dei rapporti sessuali con Leonardo DiCaprio. Cioè, vorrei andare con lui a spiegare ai bambini l'importanza del sesso protetto, di tutto, perché comunque è importante. Cosa? Oh, no, ho sentito, perché tu dici è la sua passione, sono dei 23 anni, però sì, vorrei comunque fare quest'opera di sensibilizzazione, perché è importante anche, no, la conoscenza del tema. Vorrei fare questo tour con lui, quando ha voglia io ci sono, insomma. Non mi, però, diciamo, sei fan di Leonardo dalla prima ora, del vecchio Leonardo. Io avevo tutti i medaglioni, i diari, e io posso dire anche questa cosa: quando ero piccola, a 7 anni, mia madre, presa dalla disperazione, perché io, dovete sapere, ho visto Titanic 11 volte al cinema, cioè folle. Allora io ero talmente innamorata di Leonardo DiCaprio che mi scattai una foto, ancora me la ricordo, su un roseto, povera piccina, con le rose, avevo 7 anni, credo, e mia madre la spedì a Leonardo DiCaprio, perché una volta c'era ancora gli indirizzi, cioè tu ai tuoi idoli potevi spedire delle lettere, ok? E Leonardo DiCaprio ricevette questa foto e immagina che ce l'ha nel suo ufficio. Sì, chiaro, tipo, ovvio. Tipo quella di Chiodi. Quella di Chiodi, messa lì, io in un roseto così. Però la cosa divertente è che all'epoca si vede che c'erano ancora gli uffici stampa che comunque rispondevano ai fan, quindi a me da piccolina arrivò la lettera di Leonardo DiCaprio che mi ringraziava tanto per la sua foto. Ma per una bambina è stato bellissimo. Ma pensa che vita d'inferno l'ufficio stampa. Sì, però vieni pagato per rispondere alle lettere o con le foto delle rose. E l'amore nacque per Titanic, per Romeo e Giulietta, cioè quale fu il... Una figata. No, per Titanic. Titanic è stata la folgorazione. Sì, 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 però Romeo più Giulietta. Ecco, se proprio devo scegliere i suoi mesi d'oro sono stati quelli di Romeo più Giulietta. Cioè, bello in quel modo non l'è più stato. Mi dispiace. Però, diciamo, bello in quel periodo, bello ma non bravo come adesso. Non bravo come adesso, ma posso dire adesso uno dei più grandi attori che ci siano. È vero. Primo che dice il contrario, subito dai carabinieri, subito. Questa è una reference che noi non diciamo. Per tornare alla citazione. Questa è molto bella come reference. C'era la domanda. Domande dal pubblico. Allora, la domanda che è arrivata dal pubblico è: certo, per il podcast ci è stato chiesto a Camilla delle sue lenti a contatto che utilizzava azzurre, perché poi ha smesso, e come si sente, come si trova a suo agio invece con il suo bellissimo sguardo, come detto da Arianna. E invece chiedeva della Romizzi Travel Agency, come è nata e come si sviluppa e che futuro avrà. Mi aspettavo tante domande tranne ma queste no. Allora, le lenti le ho smesse, diciamo, la storia editoriale
perché comunque volevo ritrovare anche l'amore per me stessa. La ragione pratica è che costavano 90 euro ed erano settimanali, ok? Quindi a un certo punto ho fatto un conto e ho detto forse non vale la pena. No, scherzo, no, seriamente no, le ho tolte perché in realtà mi sono veramente resa conto che era diventata un po' una schiavitù, cioè ero un po' confusa. Ogni tanto mi capitava di non averle, di guardarmi allo specchio e dire ma che è successo, e quindi questo non mi piaceva più tanto. Poi lo facevo, però, ma io ti posso dire, pure adesso io mi preferisco 100.000 volte di più con le lenti. Cioè questo grande percorso di accettazione io lo faccio perché è giusto farlo, però io ancora adesso non è che sono tanto convinta che così è meglio, ma vabbè, comunque così è più economico e questo mi basta, facciamo così. Quindi però è giusto ad un certo punto imparare a convivere con la natura di questi occhi stupendi e comunissimi, possiamo dirlo, il 99% della popolazione. Può essere una sorta di trucco. No, cioè, tu non puoi parlare perché c'hai gli occhi azzurri, quindi ma io ho solo, prego, quelli, però, capito? Cioè, però, tu dici, però, io, cioè, parto da quelli ma restano quelli. E la Rovizi Travel Agency come è nata? È nata semplicemente dall'amore del mio fidanzato per i viaggi, ma per i viaggi fatti, diciamo, da chi consuma tanti lenti a contatto e quindi non ha più soldi per spenderli nei viaggi. Quindi niente, noi il nostro primo viaggio, guarda, anzi grazie per la domanda, te lo voglio raccontare. Ci conoscevamo da pochissimo, pochi mesi. Il nostro amore era ancora quell'amore imbarazzato, no? Di quando non fai la cacca per 3 giorni perché comunque ti vergogni dei rumori. E allora ti serve la crusca. E ti serve la crusca, te ne serve molta. E quindi siamo partiti per questo meraviglioso viaggio in Vietnam con questo volo di sola andata, perché comunque l'amore, sai, quando inizi ma speri che non finisca mai. E io sono partita con questo piccolo kit di pronto soccorso, perché comunque dico vado in un paese dove no. E lui mi guarda e dice tu sei matta, lascia a casa questo kit di pronto soccorso, non succede niente, io sono un viaggiatore esperto. Stacco. Allora, entrambi colti da quella che io chiamo la mossa del re, e ora te la racconto. In pratica entrambi vomitavamo e avevamo la diarrea nello stesso momento, tutti e due, quindi in questo bagno meraviglioso entrambi ci alternavamo, chi al bidet e chi al cesso in contemporanea, una col vomito dal naso, l'altro che spruzzava dal culo. E questa è stata la nostra vacanza d'amore, va bene? E poi c'è stato un momento dove io ho avuto la febbre a 42, io avevo le visioni, letteralmente, ma in questo piccolo kit di pronto soccorso che lui mi aveva fatto dimezzare, perché io folle a portare delle medicine in un paese dove c'è ancora il colera, ok? E allora avevamo solo un ago per farci la puntura di Plasil, per sopravvivere, non ti dico, per stare bene. E allora io guardo questo kit e dico tesoro, c'è solo un ago ed è mio, partiamo da qua. Però il Plasil, questa è una storia lunga, il Plasil si fa inframuscolo e lui ovviamente non aveva idea di come si somministrava un Plasil inframuscolo. Si dia il caso che i miei genitori sono medici, quindi lui ha fatto partire questa chiamata su WhatsApp a mia madre, dove ha inquadrato il mio culo. E lui, mia madre, non la conosceva, quindi ha detto buongiorno signora, sono il fidanzato di sua figlia e questo è il culo di sua figlia, io devo bucarlo, mi faccia presente dove inserire l'ago. E mia madre molto professionalmente ha detto buongiorno, divida la chiappa in 4, il quadrante in alto a destra è quello da bucare, grazie dottoressa, arrivederci. Ha messo giù, ha bucato, io sono risorta e lui no. E questa è la grande storia del nostro amore. Mi è rimasta una curiosità, perché quella combo speciale si chiama la mossa del re, la cosa... Beh, perché se la fai sei veramente un king, mi sento di dire. Cioè, beh, cagare Roma, e vomitare nello stesso momento non è da tutti. A Roma quella si chiama screenshot, perché... No, perché proprio ti frizzi, perché certo, non sai... Molto bene, io direi che siamo arrivati... Sulla posso mossa dire una cosa? Re. Meno male che prima di me non c'è stato Max Gazzè, perché sennò sarebbe stato veramente un confronto difficile. L'arte, la poesia, e poi la mossa del re, il vomito dal naso e dal culo. Oh, quello che non ha fatto Max Gazzè, perché è una roba pilota di Formula 1, tutto. Proprio come me. Allora, per la conclusione del nostro podcast di Decore, noi solitamente chiediamo questo, sempre in un'ottica un po' marzulliana. Nella favola di Peter Pan, i bambini sperduti, per raggiungere l'isola che non c'è, utilizzano i loro pensieri felici, che piano piano li staccano da terra e li fanno arrivare sull'isola che non c'è. E la nostra domanda è, qual è il tuo pensiero felice, la cosa che ti fa stare bene, una cosa che utilizzi in momenti di ansia, di stress, quando la sera non riesci a dormire, quando sei un po' agitata, c'è un pensiero che ti dà un po' di serenità?
non ne ho di grandi, cioè forse il mio pensiero felice è l'idea che domani vedo il mio fidanzato e possiamo stare abbracciati sul divano a vedere un film. Questo è il mio pensiero felice, cioè ciò che mi tranquillizza e mi dice ci sarà, comunque domani c'è una cosa bella. Però forse sono una persona misera, povera, non lo so. Questo è il mio pensiero felice, la salute dei miei cari. Camiocca, Decore Podcast, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Io ho un caldo. Una produzione Dopcast.